Allora, buongiorno a tutti e benvenuti. Due parole di introduzione, mi chiamo Riccardo Giusti e faccio parte del movimento ambientalista cicinese che insieme a associazioni, altre associazioni come Lega Ambiente, Comitato di Quindi Zero e le associazioni di Seminando Futuro hanno pensato di fare questo incontro anche d'intesa con il Comune che ci ha dato il suo patrocinio su una tematica estremamente importante, estremamente attuale in questo momento, in quanto il verde, la gestione del verde è diventato un problema centrale. Oggi in Italia, nelle nostre zone, si sta vedendo delle azioni che non sono certamente corrette, c'è un attacco veramente indiscriminato, soprattutto rivolto alle alberature che vengono distrutte, molto spesso tagliate quando non ce n'è bisogno, aggredite con potature molto drastiche, capitozzature che indeboliscono le piante e poi le fanno morire, fanno poi arrivare attacchi di patogeni diversi. E questo è un momento importante, siamo ridosso della festa dell'albero, ma è un momento importante anche perché la gestione del verde urbano è una tematica centrale nelle politiche per cercare di combattere anche il cambiamento climatico, quindi come strumento di intervento anche a livello locale. Come vedremo, non è solo una questione estetica, ma è una questione proprio di sopravvivenza anche delle nostre comunità. Quindi in questo incontro noi vorremmo fare un po' un punto della situazione, ma non solo chiacchiere, cioè alla fine di questo incontro noi vorremmo spostarci avanti con un regolamento del verde, che è uno strumento previsto dalla legge e raccomandato dalla legge, che guidi le amministrazioni nella gestione del verde, una gestione corretta, ma anche nella gestione del verde attuale, ma anche nelle nuove progettazioni. Il verde è un investimento importante, è stato dimostrato dagli ultimi studi che un euro investito nella piantumazione di alberi, nella gestione del verde urbano, ne produce 3-4 di benefici diversi se consideriamo l'economia a 360 gradi. Quindi, essendo un investimento importante, c'è bisogno di formazione, c'è bisogno di competenza, sia nelle persone che stanno dietro al verde, ma anche nella progettazione. E c'è bisogno che questo regolamento diventi uno strumento urbanistico, che entri nei piani strutturali delle amministrazioni. Questo è un fatto importante. Vedremo poi tutte le azioni di cui possiamo godere avendo una città ben gestita. Abbiamo qui, oltre che il Comune che ci ha dato il patrocinio, abbiamo la presenza anche dell'Istituto Agrario, quindi la scuola che forma le persone che dovrebbero comunque essere competenti in questo ambito. Abbiamo la presenza del reparto della biodiversità dei carabinieri, quindi forestale, importante, quindi in questo senso, e abbiamo dei relatori di esperti di fama non solo nazionale ma anche internazionale. Quindi approfitteremo di loro, soprattutto nella fase anche di dibattito, e quindi sentitevi liberi di fare tutte le domande possibili e immaginabili che vi vengono in mente, perché è importante che quando si esce di qui si abbia una coscienza maggiore di quello che è la gestione di questa risorsa e che si possa poi noi procedere con questo programma di collaborazione con l'amministrazione per arrivare poi a un regolamento del verde e a diciamo delle politiche molto più corrette. Cedo ora la parola all'assessore Domenico Di Pietro. Grazie Riccardo, buongiorno a tutti. Allora, intanto veramente un ringraziamento di cuore alle associazioni che hanno organizzato questa giornata e che hanno collaborato insieme a noi per costruirla e che
diciamo, tengono alta l'attenzione sul territorio su quelli che sono i temi ambientali. Cambiamenti climatici, ci diceva Riccardo, ecco, sicuramente questo è un tema fondamentale e prioritario nelle politiche a tutto tondo delle amministrazioni, ma passano da quello che è un approccio globale, quindi il tema dei cambiamenti climatici lo si può affrontare solo se c'è una maturazione a livello anche internazionale dell'attenzione rispetto alle azioni sia di prevenzione, sia di mitigazione, sia di resilienza. Ecco, queste azioni però poi necessitano di una declinazione anche locale. Quindi oggi siamo qui anche per capire che contributo può dare il verde pubblico a quelle che sono le azioni di mitigazione, in particolar modo di resilienza dei nostri territori. Noi come Comune di Cecina abbiamo un'estensione ridottissima nella Val di Cecina, siamo il comune più piccolo per quanto riguarda l'estensione territoriale, ma siamo il comune più grande per quello che riguarda invece la presenza, la consistenza delle residenze. Addirittura i nostri abitanti sono quasi equivalenti a tutti gli abitanti del resto della Val di Cecina. Questo genera chiaramente un impatto forte su un territorio, un impatto forte sul nostro territorio comunale, ed è un impatto che necessita di un'attenzione fondamentale. Riccardo faceva menzione al piano strutturale, quindi alla programmazione che del territorio si fa. Ecco, noi siamo nella fase di redazione del piano strutturale, abbiamo fatto un percorso anche partecipativo che ha visto anche il contributo delle associazioni ambientaliste. All'interno del nostro piano strutturale ci sono azioni che vanno a identificare quelle che sono le necessità in termini anche di salvaguardia dell'ambiente. Un esempio, tanto per pensare, che il nostro piano strutturale prevede un manuale, che sono le norme tecniche di attuazione. In questo manuale il 50% delle norme sono legate alla tematica ambientale, quindi un'attenzione forte, importante e necessaria. Ed è un'attenzione che passa chiaramente dalla programmazione, di quella che è l'attività sia di cura del verde urbano sia di progettazione del nuovo verde. Noi abbiamo bisogno chiaramente di strutturare anche un approccio che sia un approccio nuovo. Molte volte in passato il verde urbano è stato visto più come un problema da affrontare, c'è bisogno di tagliare l'erba, c'è bisogno di potare gli alberi. Ecco, questo problema però deve inserirsi in una strategia, perché quelle alberature, quell'erba rientrano all'interno non solo del benessere della comunità, ma del benessere più generale dell'ambiente. Pensiamo per esempio, uno degli ultimi temi che stiamo cercando di affrontare ora, qui non vedo l'architetto Pirrone, che è il nostro responsabile ambiente, che dovrebbe arrivare. Ecco, per esempio, un'azione che stiamo progettando di mettere a tema è, per esempio, individuare delle aree dove non si faccia il taglio indiscriminato dell'erba, ma si permetta a quest'erba di arrivare a fioritura. Perché anche questo, banalmente, è un intervento che permette di migliorare la biodiversità sul nostro territorio, perché chiaramente gli insetti hanno necessità anche di trovare luoghi dove possono nutrirsi, e se noi tagliamo in continuazione l'erba, che è un'esigenza che abbiamo chiaramente, perché essendo un comune anche turistico, è chiaro che non possiamo permetterci di avere un ambiente che appaia non curato. Ecco, però ci sono sempre due facce in una medaglia, la faccia che è legata più ad aspetti molto spesso economici, ma che necessitano di stare oggi intorno a un tavolo insieme agli altri aspetti, e anzi devono diventare aspetti marginali rispetto al tema principale, che è quello di come rendiamo i nostri territori resilienti rispetto ai cambiamenti climatici che stanno avvenendo sul nostro territorio. Vi dicevo, noi abbiamo un comune che come estensione territoriale è piccolino, però all'interno del nostro comune abbiamo delle aree importanti, perché se pensiamo ai Tomboli, se pensiamo a tutta la Pineta, se pensiamo alla zona del Paduletto, se pensiamo al Parco del Fiume, quindi in un'estensione piccola rispetto a quello che è il territorio della Val di Cecina, noi abbiamo delle grandi ricchezze che ci impongono anche la necessità, la responsabilità di tutelarle. Ecco, quindi io vi ringrazio, perché veramente oggi intanto avete messo al tavolo con questo incontro anche le scuole, che formano i nostri ragazzi e che formano i ragazzi in particolare su quelle che saranno le tematiche ambientali, dalla produzione in agricoltura ma anche dalla gestione del verde urbano. Quindi questi ragazzi saranno i nostri tecnici del futuro e saranno coloro che
speriamo abbiano maggior coscienza rispetto a quella che è stata anche la nostra coscienza fino ad oggi, dell'importanza che il tema dell'ambiente, che il tema della gestione del verde urbano hanno nelle politiche che possono dare un futuro, una speranza alla nostra comunità di vivere un domani che sia un domani ancora, diciamo, sereno dal punto di vista dei cambiamenti climatici. Grazie a tutti. Allora, si è parlato della scuola, Marco Polo, chiamo la dirigente, professoressa D'Attiseo, per il saluto. Buongiorno a tutti, sono un po' infortunata. Allora, io sulla locandina c'è scritto intervento e a Mimmo c'è scritto saluti, Mimmo ha fatto un intervento molto tecnico, io invece faccio semplicemente un saluto a tutti ringraziandovi di averci coinvolto, giustamente noi, io rappresento l'agrario e quindi la nostra scuola è coinvolta a tutto tondo in questi momenti di formazione, di aggiornamento e anche di riflessione su questi temi. Io ovviamente rappresento l'agrario, sono la dirigente ma sono una profana, quindi non farò un intervento, posso solo dire che tutti sappiamo che le nostre città hanno bisogno di polmoni per respirare e il verde, qui parliamo di verde pubblico, però secondo me al verde, cioè al rinverdimento delle nostre città devono collaborare tutti, anche i privati. Vedo in giro per il mondo che oltre ai parchi pubblici, agli aree alberate, eccetera, stanno sorgendo tutta una serie di progetti che riguardano anche i palazzi, no? Le costruzioni private. A Milano c'è quel bellissimo bosco verticale che ha vinto tanti premi internazionali e queste, diciamo, queste novità, questi progetti hanno bisogno di nuove professionalità. Quindi c'è la bioarchitettura, ci sono tutte queste nuove professionalità, i ragazzi dell'agrario cerchiamo di fargli formare le basi per poi ovviamente eventualmente andare all'università e approfondire anche questi temi o comunque collaborare anche con, come diplomati, come tecnici alla gestione del verde eventualmente in un comune. Noi concepiamo i percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento soprattutto in un'ottica di service learning. Abbiamo appena avuto un riconoscimento dal comune di Guardistallo per il service learning che abbiamo fatto appunto con i nostri percorsi, con i nostri alunni, non solo dell'agrario ma anche degli altri indirizzi, e quindi in quest'ottica i nostri alunni hanno, diciamo, faranno e possono fare svolgere delle ore di PCTO, di formazione anche durante il percorso scolastico a vantaggio della comunità, e quindi insomma hanno già piantumato, hanno già insomma un po' collaborato. Se si riuscisse, come si diceva, con il responsabile dell'ambiente a fare un progetto più strutturato, che non sia solo insomma occasionale, no? Una volta diamo una mano, ma un progetto più strutturato che segua nel tempo anche quello che eventualmente si è piantumato, si è creato, sarebbe una cosa positiva. Ultima cosa che ricordo, poi vi lascio, è che noi abbiamo anche un istituto tecnico turistico e gli abbiamo dato una curvatura di, oltre che turismo sportivo ed enogastronomico, una curvatura di turismo sostenibile, perché abbiamo visto che sempre più ci sono persone che si rivolgono a questo tipo di turismo, che vogliono andare a visitare, appunto prima parlava del tombolo, piuttosto che di boschi, piuttosto che di fiumi, eccetera, e ho visto che c'è anche addirittura un index delle città più green e quindi il turismo si sta rivolgendo ad andare a queste città che sono molto verdi, ho visto Reykjavik e altre città del genere. Quindi noi lavoriamo su questi temi sia, ripeto, all'agrario sia in tutto il nostro istituto, perché il verde e pubblico e privato che sia serve non solo, come dicevate voi, per quanto riguarda per combattere l'inquinamento, per combattere
di cambiamenti climatici, eccetera, ma anche e soprattutto per il nostro benessere psichico, oltre che fisico. Quindi vi ringrazio e vi lascio ai vostri lavori. Scusate, ma io devo andare a tornare a scuola perché mi aspetta. Arrivederci. Cominciamo l'incontro e abbiamo uno degli esperti a livello non solo nazionale ma anche internazionale su questa tematica. Quindi siccome su questa tematica ci mettono le mani un po' tutti e molto spesso troviamo anche delle posizioni derivanti da credenze o persone meno competenti, tante volte si commettono dei grandi errori. Qui c'è appunto anche la scuola di Agraria, quindi sicuramente quello che verrà detto oggi sarà molto importante anche per voi. E quindi do la parola al dottor Daniele Zanzi, agronomo titolare della società Fitoconsult, che fa lavori diciamo con le istituzioni, anche con l'università, che fa ricerca e che avete forse visto chi diverse volte anche in televisione, perché viene chiamato spesso a fare consulenze e interventi. Buongiorno a tutti, io vengo da Varese e ho una vita ormai spesa per e con gli alberi. Mi fa piacere, ho girato tutto il mondo, conosco alberi in tutto il mondo, nella mia ormai carriera professionale, ma più professionale oserei dire umana, perché gli alberi fanno parte della mia vita. Ho fatto conferenze un po' in ogni parte del mondo. E ditemi, io ringrazio l'amico Roberto, l'amico Riccardo, l'amico Angelo, che ho avuto modo di apprezzare ieri sera quando sono arrivato dopo un viaggio abbastanza tribolato qua a Cecina, una città che non conoscevo. Io stamattina mi sono alzato un po' presto e sono andato con il mio consueto a fare una passeggiatina nel verde di Cecina, perché a me piace non solo far vedere le immagini di Seattle, di Düsseldorf, ma mi piace anche elogiare o tirare le orecchie a quello che vedo localmente. Quindi ho avuto una panoramica di quello che è il verde a Cecina, che poi è quello che c'è in gran parte. Io pregherei gli amici di dirmi, darmi i tempi, perché io in genere sono molto prolisso e sono appassionato di quello che dico e quindi molte volte perdo l'interesse del tempo. Ma mi è stato chiesto di sottolineare un'altra cosa che devo premettere, che io sono consegnato all'università, faccio ricerca applicata, ma da tanto tempo, suscitando anche polemiche, dico che è ora è tempo di stendere ponti e non fare muri tra chi? Tra i tecnici e i cittadini. Io ascolto e bisogna ascoltare i cittadini che partono da una diversa prospettiva della mia, che sono un tecnico. Magari non hanno le mie stesse cognizioni tecniche, ma sicuramente il fine è lo stesso del mio, cioè la salvaguardia dell'ambiente. Quindi quando due hanno le stesse finalità è giusto il dialogo, non è giusto dire tu stai zitto perché non sei un tecnico e devo parlare solo. L'altra cosa, quindi io dovrei parlare dell'importanza degli alberi e di alcuni miti che mi piacerebbe sfatare. Darò anche degli esempi di cultura, perché l'albero e l'ambiente è cultura. L'albero e l'ambiente può essere fonte di reddito economico. E qua sottolineato bene anche la professoressa e l'amministratore, io tra parentesi sono stato a lungo amministratore con cariche importanti in una grossa città e quindi conosco le problematiche di budget e di tante cose collegate alla via. Ma in una città che vuole essere definita turistica, il verde è qualcosa di importante, è qualcosa che deve essere incrementato, è qualcosa su quale investire.
E investire significa anche aprire il portafoglio. Voi vedete che qua ho messo la citazione, io vi invito, una città senza alberi è morto. Questo signore qua, Ali Shaigo, voi giovani che siete bravi a digitare, andate a cercare chi era. È considerato il maggiore ricercatore degli alberi degli ultimi 200 anni, un americano, capo del Ministero delle Ricerche Americane, Agricoltura e Foreste. E ha scritto tantissimo e ha rivoluzionato questo campo. Ora, io avevo un rapporto filiale, lui, nei miei confronti con quest'uomo. Lui era solito scrivere su dei, non sul computer, ma su dei notes gialli delle frasi, degli aforismi. Due minuti prima di morire, di avere un incidente fatale, caduto da una scala e si è rotto l'osso del collo, l'ultimo suo aforisma scritto, e che io voglio riportarvi, è: gli studenti sono la nostra speranza. Ecco, io sono contento di essere in quest'aula e di dire che ci siano tanti giovani a cui trasmettere. E io non trasmetto teoria, non trasmetto ricerche perché tagliando un'ala una mosca vola storta, ma trasmetto la mia esperienza. E quindi quando delle persone trasmettono esperienza bisogna farne tesoro, voi giovani, e questo è importante nella vita. Vedi, questo signore ha scritto una città senza alberi è morta, chiaramente questo è un fotomontaggio, questa è la città di Napoli rinvertita, no? Rinvertita con alberi ovunque, con alberi ovunque. Qua voi avete, per chi volesse, tutti i miei indirizzi, scriveteli, mandateli, noi stampiamo una rivista gratuita che mandiamo gratuitamente a chi ne fa richiesta, ogni 3 mesi dove diamo informazioni tecniche, fatelo. Allora, vediamo, non va avanti? Ah no, qua siamo a Varese, la mia città natale, detta la città giardino, dove c'è un rapporto particolare con gli alberi. Dopo magari vi dirò qualcosa che io ho fatto come vice sindaco di questa città a livello legislativo per gli alberi di Varese. Voi vedete questo grossissimo cedro dell'Atlante in mezzo alla città che convive su una via trafficata. Il rapporto quasi genetico di vedere alberi in città, cosa non comune. Ecco, qua invece siamo a Siviglia, gli alberi non ne vediamo. Siamo a Marocco. Qua siamo a Berlino, dove noi abbiamo il Parlamento di Berlino, la Porta di Brandeburgo, e un grossissimo parco urbano interno alla città. Centinaia di ettari di verde a contatto con la città. Qua siamo invece a Singapore, dove tutto è verde. Nel 61, Singapore era descritto come un porto dove razzolavano i maiali. Arrivò un sindaco, che oggi sono statue di questo simbolo comunque, nel 61, e disse: l'ambiente, dobbiamo investire sull'ambiente. Iniziò a piantumare milioni di alberi. Oggi se andate a Singapore è tutto verde, i tetti sono verdi, addirittura c'è l'ospedale di Sant'Elena, che è un ospedale verde, che è diventato non l'ospedale dove sono i pazienti che vengono curati, ma i cittadini del quartiere vanno nel parco dell'ospedale a passare il tempo. Quindi è un concetto completamente diverso. Allora, è chiaro che gli alberi, qua siamo invece a Boston, dove abbiamo chiaramente una convivenza tra traffica, gli alberi in città hanno dei benefici ambientali, riduzione della temperatura, inquinamento, rumore, polvere, questo lo trovate scritto dappertutto ed è talmente ovvio quando noi parliamo di queste città che stanno diventando sempre più invivibili, che gli alberi abbiano dei benefici e gli alberi in città sono degli organismi viventi. Non dei pezzi di legno amorfo sul quale poter fare tutto. E guardate che questo lo capiscono tutti, ma anche chi non è del settore.
l'ha capito un vostro scrittore più di un secolo fa, Collodi, il quale da un pezzo di legno ha tratto un essere umano, in ciò dimostrando, pur non avendo cognizioni tecniche, che un albero è qualcosa di animato, un organismo vivente, che ha delle reazioni molto intelligenti, voi avete qua un ricercatore oggi famoso, ma che io frequento da tempo, Stefano Mancuso, il quale ha dimostrato, sta dimostrando, che le piante hanno un'intelligenza diversa da quella che noi abbiamo, ma hanno delle risposte all'ambiente. Allora, lo studio di questo ricercatore, Lederer e Mumler, 2020, allora, che sono quelli che hanno fatto dei pannelli candidati al premio Nobel, e io inizio a sfatare un primo mito che sentiamo scrivere, sì, tolgo un albero, ne metto 10, mi metto la medaglia come miglior amministratore che c'è in Italia, no? No, non è così. Allora, questa ricerca ci dice che un albero di 30 metri e diametro di 1,5 metri accumula 7 tonnellate di carbonio all'interno del suo corpo. La lignina o la cellulosa sono dei polisaccaridi, cioè degli zuccheri complessi, che nella loro catena hanno migliaia di atomi di carbonio, CO2, veleno di carbonica, che viene accumulata all'interno del loro corpo negli anni. E questo accumulo è proporzionale, come se io vado in banca, oggi non più, ma 40 anni fa andavo in banca, avevo gli interessi. Cioè, l'accumulo di carbonio aumenta negli anni. La mia cassetta di sicurezza del carbonio che ho negli alberi, che viene sottratta, aumenta. Allora, per sostituire un valore di sostituzione, ci vogliono 3.068 nuovi alberi per sostituire una pianta di 80 anni come valore ambientale, col diametro di 5 cm e un'altezza di 3 metri, che è quella che viene messa normalmente nei nostri comuni come valore di sostituzione, un albero di 3 metri, ne devo mettere di loro 3.000, oppure 48.061 alberi forestali, piantine forestali, per avere lo stesso valore ambientale di sequestro di carbonio. Ma allora, di che stiamo parlando? Di rinnovamento, di riqualificazione dei nostri viali, di abbattere piante che hanno 60-70 anni per mettere delle nuove? Preoccupiamoci prima di preservare l'esistente. Questo è un primo messaggio che io voglio dare. Gli alberi hanno una funzione ecologica in città, ma più la pianta invecchia, matura, più il suo valore ecologico aumenta. E quello che io ho visto stamattina nel comune di Cecina non mi va, e devo dirlo. Quei bellissimi cedri che ieri sera ho visto con oscurità e non ho capito, davanti al comune, sono morti. Ma per chi è il patogeno? Arriva l'universitario e troverà sulle radici armillaria mellea, sicuramente, ma il patogeno è l'uomo che li ha messo su terra, perché ha fatto quella bella aiuola, quindi ha ricaricato di terra le radici, poi su questa ha seminato erba, andate in natura, sotto una foresta, voi carabinieri forestali avete questo degrado, ma molti andate a camminare nei boschi e vedrete che cosa, che sotto le piante è come la mia testa, nulla. In genere non cresce nulla, l'erba è nemica delle radici delle piante, addirittura l'erba emette delle tossine che ammazzano piante, e può sembrare strano, ma vince l'erba, e l'uomo la fa vincere ancora più velocemente, perché se io vado a vedere quel tappeto erboso, andate, è bello verde, è verde, ma allora è verde sinica perché? Perché gli do tanta acqua,
ma è troppa acqua per il cielo. Poi gli va molto azoto, perché l'erba deve essere verde, come concimo. Molto azoto l'erba cresce bene, ma le micorrize muoiono con troppo azoto. Quindi il reale patogeno non è quello che io trovo al Milano, ma è l'uomo. E quindi voi vedete che quando io vado ad eliminare questa pianta per supposta pericolosità, eccola qua, un larice centenario, supposta pericolosità, o un faggio di queste dimensioni, io vado a togliere un patrimonio dove ci vorranno 40-50 mila nuove piante forestali da mettere a dimora per compensare il danno ambientale che io sono andato. Un faggio centenario assorbe in un'ora 2,5 kg di CO2, un veleno per noi, pari a circa 5,4 tonnellate annue di nitride carbonica e produce 2,7 tonnellate annue di ossigeno. È un valore chiaramente che uno dice, va bene, l'ossigeno è ininfluente, diciamoci la verità, il valore di una pianta nella produzione di ossigeno, perché l'ossigeno è diffusissimo nell'atmosfera, ce n'è, le piante danno un piccolo contributo, ma di ossigeno noi ne abbiamo nella nostra atmosfera, le piante fanno un piccolo lavoro, ma l'assorbimento di carbonio all'interno della pianta, ecco anche qua il grosso problema delle biomasse, e mi vede come tecnico nettamente e schierato, e lo dico apertamente, contro. Il bosco non è un'energia rinnovabile. Non si può pensare di dire taglio perché rinnovo e metto nuove piante che avranno la fu- non è un'energia rinnovabile. Quando io distruggo un bosco per bruciarlo come biomassa, io rimetto nell'ambiente quel carbonio che la pianta aveva accumulato in 50-60 anni. Ovvero sia quello che io sto dicendo, che le nostre metodiche sono cambiate. Oggi bisogna dare all'albero, oltre che una funzione economica, una funzione ambientale, ornamentale e ambientale. Perché noi abbiamo bisogno degli alberi per vivere. Altri benefici dati dall'albero, una traspirazione dell'acqua, 30-40 litri ora con un faggio di queste dimensioni, con un abbassamento termico notevole, le bombe di calore, gli alberi lungo i viali, un albero in città abbassa la temperatura. E sappiamo cosa voglia dire questo. Sappiamo cosa vorrebbe dire una città come Cecina, vicino al mare, dove arrivano i turisti, dove abbiamo quindi la necessità magari nel pomeriggio che i turisti godano di temperatura meno elevata, dell'ombra, delle nostre pinete, di cui la Toscana è così ricca, che invece vogliamo distruggere perché si dice che le piante siano pericolose. E dopo vedremo un'altra. Allora, durante una sua vita centenaria un albero può rinnovare il volume d'aria pari a 80.000 abitazioni. Un solo albero in 100 anni intercetta 3.000 litri di acqua piovana, il che significa inondazioni, ruscellamento, tutti i guai che noi vediamo in giro, che vengono imputati ai cambiamenti climatici, perché è chiaro che il clima sta cambiando, ma è altrettanto chiaro che noi stiamo facendo di tutto per distruggere quelli che sono, per non far nulla quelli che sono gli elementi che potrebbero mitigare i cambiamenti climatici. Quanti boschi abbiamo distrutto? Quanti alberi abbiamo tagliato che evitano il ruscellamento? Quanti argini di fiumi non abbiamo pulito dai detriti vegetali? Ed è molto comodo dire e parlare è colpa dei cambiamenti climatici. Le bombe d'acqua. La somma dei vantaggi delle presenze di un albero è quantificabile in euro 110 all'anno. Allora, vedete, io ho salvato tante piante, ne ho battute anche tante quando erano pericolose, ma un caso è emblematico, un filare di pioppi di 242 pioppi cipressini a Peschiera Borromeo, che volevano distruggere per fare una pista ciclabile.
cioè distruggo per fare il nome dell'ambiente, faccio la pista ciclabile, mobilità dolce e in cambio io devo abbattere le piante, no? Assurdo. Il sindaco voleva andare per la sua strada dicendo che le piante erano pericolose, non erano pericolose, ma dove si è fermato? Quando è stato applicato un software americano del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, il quale dà un valore economico al beneficio ambientale. Perché se io parlo, ma l'ossigeno, che bello l'ambiente, tutti stanno là, con l'ambiente non si mangia, è come la cultura, qualcuno dice, no? Ma se io do un valore economico a questo beneficio ambientale, il valore economico di quel filare era 800.000 euro. Il sindaco, posto di fronte al dilemma, guarda che se tu tiri abbatti, privi la comunità di un bene che è 800.000 euro in modo ingiustificato, cioè non sono pericolosi, tu fai un danno irrabbiale e sarai chiamato a rispondere. Il filare di piombo è ancora lì, bello, vegeto e sicuro. Quindi questi calcoli fatti mi dicono che il beneficio di un albero non anziano è di 110, il costo di gestione dell'albero è pari a 20 euro all'anno. Quindi io ho un benefit di 90 euro all'anno. E questo dovrebbe fare anche ragionare i nostri amministratori quando si parla di budget. Effetti positivi degli alberi. Un 10% di superficie alberata in una città portano meno 2 gradi in media di temperatura lungo il viale, meno 50% di rumore, meno 8% di particelle sottili 2,5 ppm che causano 400.000 morti in Europa all'anno, dati fonte del Ministero della Sanità. Quindi voi capite e poi gli alberi in città possono benefici ambientali, riduzione delle temperature, inquinamento, rumore, polveri, effetti sociali. Gli alberi hanno una riduzione sul clima, una soddisfazione lavorativa, del benessere psicofisico. Quindi oggi c'è, io mi sto sponsorizzando, e molte città, tipo Bristol, Vancouver, Seattle, stanno facendo, e ho scritto un articolo che vi inviterò a leggere, la regola del 3-30-300, che è una regola non tecnica ma urbanistica, e qui mi rivolgo a qualche amministratore, se ci fosse un amministratore, un architetto e gli architetti nei nostri PGT in Lombardia, gli piani di governo del territorio, di inserire, scusate, non è intanto fatto per la che ogni cittadino abbia diritto a vedere minimo 3 alberi dalla propria finestra. 3. Io mi affaccio dalla finestra al mio balcone e vedo 3 alberi. Quando ne vedo? 30. Ogni quartiere deve avere almeno 30% di superficie coperta. 300, ogni cittadino deve avere un parco, un'area pubblica minimo a una distanza massima di 300 metri. Facendo questa piccola regola noi avremo una città ambientalmente sostenibile. Come? Allora, guardate che non è, alcune città in Italia ci stanno iniziando a pensare, urbanistica, altrimenti il futuro del verde, lo dico a voi ragazzi, si progetta, bisogna guardare in là, bisogna avere degli strumenti urbanistici, non basta il buono, bravo tecnico che sappia come potare, bisogna anche avere l'occhio di capire quale sarà il destino urbanistico della nostra città, degli alberi e del verde in città. Quindi abbiamo benefici ambientali, effetti sociali, incremento del valore economico degli immobili, più 6% del valore. Gli inglesi dicono, le agenzie immobiliari,
che il valore di una proprietà viene aumentato del 15% se ha un giardino. Quindi se la mia casa, il mio immobile vale 1 milione di euro, vale 1.150.000 euro. Gli inglesi, senza saperne leggere né scrivere, dicono: quando si fa una casa, si fanno i progetti di massima, qual è il valore che io devo dare, mettere i soldi per fare l'area verde? E loro dicono è il 20% del valore dell'immobile. Quindi se tu compri un immobile che costa 1 milione di euro, devi sapere che dovrai mettere 200.000 euro per l'area verde che si occupa della tua proprietà. Quindi anche questo ha una sua rilevanza. Qua siamo, ecco, questo qua è l'ospedale di Sant'Elena a Singapore, cortile interno. Ecco qua, la regola del 3-30-300, espressa dal professor Cecil Congenitic, nome impronunciabile, scusate per noi, è una regola urbanistica semplice e non utopistica, che ho detto prima. Eppure gli alberi in città sono un eterno conflitto. Io quando sento dire migliaia di volte gli alberi sporcano, io veramente mi viene un nodo e dico no. Tutti i benefici che noi abbiamo mi dicono, l'unica cosa che mi sanno dire, l'albero sporca. Alberi e case, un conflitto eterno, cioè quante volte lo vedo anche qua, errore di manutenzione, di impianto, provocano che poi a distanza di anni gli alberi entrano in camera da letto, no? E allora dicono no, mi entra in camera da letto, bisogna o toglierlo o mutilarlo. Allora qua però voi vedete che ci sono delle tecniche, non sto soffermando perché non è questo il caso, per contenere gli alberi, non capitozzarli come viene fatto qua, ma sicuramente io una volta al comune di Nonantola, la frazione del comune di Nonantola, c'era un viale, la frazione San Matteo, di tigli bellissimi, in una via messi vicino alle abitazioni, case popolari con questo finale di... E è risorto un comitato di cittadini da quali chiedevano la rimozione degli altri. Non di salvare, la rimozione. Io ho fatto un Photoshop, ho fatto vedere la via con gli alberi e ho tolto tutte le piante proiettando la diapositiva. Hanno cambiato parere. Hanno cambiato immediatamente parere. Perché prima era qualcosa che eventualmente disturbava. L'altra soluzione era qualcosa che desertificava. Era un cambiare completamente e stravolgere. Alberi e panorama. Quante piante vengono mutilate perché devo vedere le montagne, devo vedere l'aria, devo vedere il mare, devo vedere questo, devo vedere quell'altro. Mi ricordo che fui chiamato per una partenza all'Isola d'Elba con un bellissimo pino, Pinus Spinea, che era messo lì e quello dietro avanzava il diritto di visione sul mare e voleva capitozzare in modo sceno il Pinus Spinea insorgendo delle cose. E chiaramente quanto è comune questo nostro approccio rispetto a tutti i benefici che noi abbiamo visto. Alberi città, un pericolo. Il PG1 apre, albero killer, albero che ammazza, cautela. Vorremmo vivere in una città senza rischi. Eppure per dire qua nel 2016 sulla Aurelia a Genova sono cadute una frana di massi, hanno ammazzato 4 persone e che facciamo? Togliamo via tutti i massi dalle strade, togliamo tutti i cartelloni pubblicitari che ammazzano persone che ci sono. Cioè, allora, è chiaro che, ma cosa preoccupa? Perché una pianta è sempre l'altezza, oddio com'è alta quella pianta, se cade così alta, è vero o no? Tutti, quando io ti riporto la mia esperienza, i miei clienti mi chiamano, quella pianta è troppo alta. Una volta di fronte a un giardiniere esperto di Modena,
che aveva ridotto una pianta, una bellissima quercia, l'aveva ridotta a metà con la potatura, e ha detto, scusami, ma cos'è che hai fatto? E lui mi ha risposto, aveva troppo orgoglio la pianta, era troppo orgogliosa, nel senso troppo alta, dimenticando che le piante sono abituate a compensare le altezze, le pendenze, i difetti interni, in un modo molto intelligente che cercherò di spiegarvi. Guardate qua siamo in Tasmania, Eucalyptus regnans, le piante più alte al mondo, piante 112 metri, foreste dove la pianta più piccola è alta 80 metri, due volte il campanile, due volte la Madonnina di Milano. Viene il torcicollo a guardare da sotto, no? Allora, concavità, no? Piante con cavità, ha una cavità. Cosa? La pianta è pericolosa. Dimenticando che quando una pianta c'è un vuoto, alla pianta è concesso quello che io non posso fare. Ogni anno un nuovo albero si forma sul tetto. E viene isolato. Guardate, questo non è un fotomontaggio. Questo non è un fotomontaggio. È una mano di un collega che è andato sotto per pulire ed esce. La pianta ha messo qua, essendo cava per tanti motivi, perché è un fungo, ha messo dei cordoni che tengono la pianta così, che la sorreggono. L'ingegnere Eiffel ha scritto che ha preso idea da fare stare in piedi la Torre Eiffel dalla geometria degli alberi, il contrafforte. La pianta può mette in modo intelligente legno sano dove per compensare i vuoti, e non ci preoccupiamo, no, non dobbiamo avere paura. Compito del tecnico deve, guardate questa pianta qua, questo è un eucalipto, no? Regna, salto circa 90 metri. Qua io ero lì, ero con mia moglie e i miei figli, e mi hanno detto non entrare perché lì ci sono i serpenti velenosi, i ragni in Australia. Io cosa ho fatto? Ho messo il mio cellulare dentro e ho scattato una foto. Ecco il risultato. Un tubo vuoto con la luce in alto. Una pianta alta 90 metri, stabile, completamente cava. Non spaventiamoci di quello che cui le piante riescono di per sé a compensare. Le piante sono comparse 400 milioni di anni sulla Terra, e da 400 milioni di anni che convivono, e non possono, come potrei fare io se qua scoppia un incendio, scappare. Le piante devono stare lì. Non possono dire alla maestra, Pierino mi è antipatico, mi cambi di banco, o divorziare dalla moglie. Stanno lì, e quindi mettono in atto dei meccanismi compensativi straordinari. I funghi, un corpo fruttifero come qua di Ganoderma, via immediatamente. Guardate questa pianta, la fisionomica degli alberi. Come io riconosco dal volto di una persona se può essere più o meno simpatico, anche gli alberi hanno una loro fisionomica. Questo è chiaro che è un difetto interno, ma è compensato da uno sviluppo abnorme di legno compensativo di sostegno. E in natura non si lotta, in natura si convive in genere, tranne un caso, quando arriva qualcuno, e di solito è l'uomo, che rompe degli equilibri, e allora qualcuno può pigliare il sopravvento. In questo caso, allora, funghi alla base, Ganoderma. Guardate questa sezione di questo ippocastano abbattuto, l'ippocastano secolare, 1800. Rotti. Vedete tutte queste linee nere? Le vedete?
le vedete? Queste sono linee di compartimentazione, cioè di isolamento, che i diversi funghi mettono uno contro l'altro per ostacolare lo sviluppo di un fungo piuttosto che un altro. Cioè all'interno di una pianta convivono tanti organismi che cercano di mantenere il corpo in piedi sfruttando la nicchia ecologica. Io qua mi sono tagliato quando avevo 16 anni dando un pugno a mio fratello, ho preso un portavetri. Vabbè, arterie, tendine, tutto partito. Io sono guarito perché ho messo una cicatrice. All'uomo, l'uomo guarisce, nel senso che è in grado di mettere nuove cellule per riparare il guasto nella stessa posizione spaziale. Questo significa guarire in termini. Le piante che vivono non 80-90 anni, se mi va bene, come sottoscritto, no? Ma possono vivere 200, 300, 1000 anni. Questo meccanismo che all'uomo è dato per 30 miliardi di volte nella mia vita, io posso guarire, mettere nuove cellule. La pianta nemmeno una volta può fare questo. Le piante non guariscono, altro mito da sfatare, mediato dalla medicina. Le piante rigenerano, cioè isolano al proprio interno il danno e costruiscono del legno sano attorno al difetto. E non aver capito questo porta poi tutta una serie di cure e di approcci sbagliati alla pianta. Adesso l'inclinazione, altro fatto che mi dice che le piante vanno eliminate. La pianta inclinata è una pianta pericolosa, come fa a stare in piedi? Io vi invito ad andare in un bosco e vedere quante piante perfettamente a piombo ci sono. Nessuna. Vi invito ad andare qua sul mare di Liguria, ma anche qua dopo Livorno, e vedere quei bellissimi pinus pinastri o pinus pinea che escono a 45 gradi sulla scogliere, inclinati, che resistono al vento. Le piante hanno dei meccanismi compensativi. Questo pino spinea, bellissimo e mal potato, tra parentesi, voi vedete qua dov'è che è, era impredicato di essere eliminato ed è tuttora lì, grazie a me, perché era impregnato. Allora, guardate in foresta, trovate una pianta perfettamente diretta, non ce n'è nessuna. Allora, le piante mettono una conifera del legno compensativo di reazione, cioè più ricco in lignina, nella parte dove pendono. Nella parte dove pendono sanno che è un punto di debolezza, mettono, eccole qua, lignina. Vedete queste strisce più scure? È un deposito di lignina nella parte della pendenza, le conifere. Le latifoglie, cioè le querce, gli olmi, i platani, fanno il meccanismo inverso. Si mettono in trazione, mettono del legno più forte nella parte avversa alla pendenza. Le piante sono intelligenti, devono convivere e quindi mettono in atto meccanismi atti a fare questo. È l'uomo che rende gli alberi pericolosi molte volte. Come ho detto, guardate un po' qua, qua siamo nella civilissima, evolutissima, ricchissima Lugano, dove ci sono più banche che alberi, o quasi. Guardate come vengono anche qua trattati gli alberi. Qua siamo nella civilissima, evolutissima, bellissima Danimarca. Nuove piantagioni. Si sta perdendo dappertutto. Allora, guardate un po' qua. C'è di tutto quello che non dovrebbe essere fatto. Terreno compatto, sostegni malmessi, alberi di scarsa qualità, lo vedete, filati, di tutto, e poi la pianta si spezza. Cioè questo siamo vicino a Como, piante capitozzate, ma voi vedete il capitozzo non è solo questo è un massacro, bisogna intendersi, no al capitozzo. Il capitozzo è qualsiasi taglio invernodale. Esiste il capitozzo più spinto e quello meno spinto. Questo è lo scotennatore. Cioè questo è sempre.
Allora, io vedete, ma quando sulle riviste del settore tecniche io trovo queste pubblicità che ha, è tempo di potatore, perché questo signore vende cestelli, cioè elevatori, e mi mette questa foto, dice è tempo di potatore, su una rivista tecnica, pace, lo faccio comunque, no? Perché è giusto farlo, e viene accettata questo tipo di pubblicità, significa che siamo all'anno zero. Perché qua siamo a Reggio Emilia, scavi sulle piante, come vedete, le radici mutilate, perché piste ciclabili, tagliano le radici. Ecco, io l'ho fatto all'inizio, ho detto questa, perché io seguo molti casi di piante cadute che fanno morti, perché può succedere, a Piacenza, una decina di fa, cadde un pioppo cipressino su una macchina, una Toyota, passava una foto, il giovane sposo 34, lui 32 anni, lei sposata da poco, morta sul colpo. Bene, quel pioppo di 83 che erano infilati, tagliati tutti per terra, era l'unico segnato. Bene, quel pioppo 24 anni prima, il consorzio di bonifica piacentino aveva scavato dei solchi, dei canali di dreno per i campi. Aveva tagliato le radici da una parte, perché quella è l'estate dall'altra. Da quelle ferite è entrato un fungo, Ganoderma aspersum, il quale può entrare nelle piante solo da ferita superiore ai 7 cm in genere, ferite grosse, e nell'arco di 24 anni ha fatto marcire tutto l'apparato radicale e la pianta è caduta sotto un temporale. Quindi cos'è la causa? Il Ganoderma o chi ha tagliato e poi ricoperto di terra, come avviene spesso oggi, le piante nelle nostre città? Io posso portarvi la mia esperienza di persona che segue, ho seguito anche un caso, stiamo seguendo un caso a Strasburgo, un platano che è caduto, che ha ammazzato 12 giovani, 12 persone, c'è una festa rock, è caduto su. Tutte queste sono dovute a danni subiti negli anni dalle piante. Le piante, se una pianta è sana, ha in sé dei meccanismi per resistere. E guardate che oggi c'è un eccesso di scrupolo. Non si vogliono, è preferibile, molti dicono, abbatto piuttosto che. Ti pigli tu la responsabilità se. È come dire a un ingegnere che costruisce un ponte, perché è crollato il ponte a Genova, tutti ingegneri, ti prendi tu la responsabilità che possa crollare il ponte? Sì, me la prendo, se sono un professionista, perché non devo prendermela? Ma l'approccio che io ho con un paziente non deve essere quello di andare a vedere le cose che non vanno. Io che ho 69 anni, entro in ospedale con le mie gambe, esco malato. Sicuramente qualcosa mi trovano, sicuramente qualcosa mi trovano. Lo stesso sulla pianta dei nostri viali. Qual è la pianta che non è inclinata, che non ha cavità, che non ha funghi, che non ha questo, che non ha quell'altro, che entra... Una scusa per rubare una pianta si trova sempre. Invece l'approccio del tecnico, che io invito tutti a riflettere, deve essere quello di andare a vedere, visti i benefici, le cose che possono mantenere in piedi. Io ho l'osteoporosi, il mio medico mi dice hai l'osteoporosi, però il tuo cuore funziona ancora bene, i polmoni ci sono, fegato così e così. Non mi dice hai l'osteoporosi, basta, 70 anni sei finito, non devi più fare nulla. Lo stesso sull'albero, è normalissimo che una pianta abbia dei difetti, è la norma, ma è anche la faccia, il fatto che la pianta è in grado di pavimentazioni. Piante messe, ecco cosa succede, cosa è successo anche sul vostro cedro. La pianta, il livello era questo, è stato messo su mezzo metro di terra, la pianta ha ricacciato un apparato fascicolato secondario che nutre la pianta per un tot di anni, poi non ce la fa più. Quindi danni fatti dall'uomo. Le piante poi più sono vecchie, più sono pigre. Se io cambio il colore della cucina, mia suocera che ha 92 anni, diventa il dramma.
più una persona è anziana, più qualsiasi cambiamento diventa qualcosa che sconvolge. Questo ipocastano qua era un ipocastano che stava ultimo residuo di un giardino scolastico centenario. Hanno costruito, c'era di fianco il tribunale, hanno allargato il tribunale. È costruito dietro questo edificio orrendo il nuovo tribunale. Questa pianta qua ha iniziato, hanno chiamato agronomi, salviamo la pianta, rispetto, tutto il possibile. Si sono dimenticati una piccola cosa, che questa pianta qua riceveva il vento in questa direzione, il vento passava e andava via. Adesso il vento arriva, passa, rimbalza contro l'edificio e la pianta ha un vento di rimbalzo che non era abituata a sopportare per tutta la sua vita. E si sono spezzati, la pianta è diventata pericolosa. La pianta è diventata pericolosa. Una pianta non va modificata le sue condizioni in cui si trova. Assolutamente. E più la pianta invecchia, più diventa pigra come noi, non capisce cosa succede. Assenza di manutenzione, cure sbagliate, erba fin sotto la chioma. Questo è un faggio secolare andato per colpa dell'uomo. E dopo anni le piante cadono e qualcuno dice che siano pericolose. Guardate questa. Quando siamo in casa percepiamo naturalmente di essere sicuri, o al sicuro penso, no? Tutti noi. Ebbene, secondo i dati forniti dal Dipartimento di Medicina del Lavoro, ogni anno circa 4,5 milioni di incidenti avvengono tra le pareti di casa, di cui 8.000 mortali. Sempre secondo le ricerche ISPES emerge che ogni anno circa il 5% della popolazione è vittima di un infortunio domestico, percentuale che raggiunge il 7% per le donne, mentre scende il 3% per gli uomini. Le donne sempre più sfortunate, sembrerebbero, no? Confrontando il numero di morti per incidenti domestici con i quasi 2.500 morti per incidenti automobilistici, fonte polizia stradale, emerge che si muore più in casa che per la strada. Quindi il concetto di noi sicurezza noi abbiamo nei confronti delle piante va radicalmente modificato. Ma gli alberi sono veramente così pericolosi? Oppure è diventato un business e una moda di avere l'albero che produce soldi? E io concludo dicendo che abbiamo visto una città senza alberi è morta, una città con gli alberi è viva. Vi ringrazio tutti per l'attenzione. Ora abbiamo altri due relatori che purtroppo per ragioni logistiche non sono potuti arrivare, ma sono presenti in modalità virtuale e quindi faranno la loro presentazione in modalità virtuale. È un piccolo problema con Google Meet che termina la condivisione in 4 minuti, per cui bisogna fare un'altra chiamata, perciò allora, mentre ci occupiamo di questo, perché Google Meet ha una durata limitata, bisogna fare un altro collegamento, se volete fare qualche domanda al dottor D'Azzanzi approfittiamo in questo momento, perché la sua un treno alle 12.40 sto per diventare nonno Chris, e quindi la mia figlia è la preoccupata, quindi potrebbe essere domani o lunedì o martedì, comunque devo rientrare stasera perché le altre mie due nipotine stanotte chiaramente dormono da me e quindi devo essere a casa, scusatemi, ma ecco, ci sono delle domande, non so, spero di non avervi sconvolto. Prego. Ma io le vorrei chiedere come si comporterebbe lei con questi pini o spinea, insomma, tipo sul viale che va a Marina, non so se ha avuto modo di vederlo, sì. Che nel corso degli anni sono stati, poverini, per ripristinare l'asfalto, scavati, eccetera, sì. Eccetera. Questa è una situazione. Dal lato opposto c'è stato fatto un marciapiede nel corso degli anni, passeggiate. E ora cosa fa? Le piante sono alte. Il pericolo esisterà? Sì, allora oggi ci sono, vedete. Via quella che porta fino a Roma, via
la via Vialone che porta a Fiumicino all'Euro. Quelle lì, cosa? Quel viale lì fu fatto in concomitanza con l'Euro, l'Euro furono bloccati da Bonnet nel 42, fu ripreso nel 46, furono messi di mora negli anni cavallando 40 anni 50, poi sono dei pini, pini su Pinea maestosi, erano a filo in mezzo alla corsia, fino alla strada. Chiaramente aumentando il traffico di Fiumicino, perché Fiumicino non era l'aeroporto di Roma, era un altro aeroporto di Roma, e aumentando, hanno dovuto creare delle condizioni di sicurezza per le strade, per la strada, e hanno costruito un muro di contenimento di aiuola alto mezzo metro, riempito di terra. Quindi, in poche parole, hanno rialzato il livello stradale di mezzo metro di terra, hanno messo mezzo metro di terra sulle radici. Lì ogni tanto qualcuno di queste piante cade perché ha le radici marce, perché le radici devono stare superficiali senza ossigeno, e si incolpano le piante. Certo, ogni tanto due morti negli ultimi 5 anni, casi molto spiacevoli. Allora, il Pinus Pinea, stiamo assistendo in Italia a un'operazione di pulizia etnica bosniaca vegetale. Pinus Pinea sta diventando la pianta più pericolosa in assoluto. Perché? Perché sembra causare molti problemi. Alzano le radici, no? Alzano i marciapiedi. Quando io vedo, in realtà il Pinus Pinea è una pianta che viene uno potata malamente, come sono state potate malamente nell'ipotesi di ridurre l'effetto vela, quella della vostra piazza bella rettangolare che c'è al di qua, prima del comune. Prato. È una bellissima piazza contornata, io ho fatto parecchie foto perché dal punto di vista paesaggistico mi piace molto, però sono state potate con una potatura che io chiamo a lecca lecca, cioè quindi un errore fatto quello. Dovete capire una cosa, che quanti di voi leggono Gardenia o comprano Gardenia? È una rivista per appassionati, però è una rivista che molte volte dà delle informazioni sbagliate. Allora, perché? Perché il concime, azoto, fosforo, potassio e via dicendo, ragazzi di studio grado, vi dicono il fertilizzante e il nutrimento. Non è vero. È una componente. Voi pigliate una pianta, diciamo, azoto, fosforo, potassio, acqua sufficienza, mettete al buio, la pianta muore. Il reale nutrimento di una pianta è il sole. L'azoto, il fosforo e il potassio sono delle condizioni, degli elementi, ma senza il sole, l'energia, non ci può essere vita. Da cui capite che una potatura che vada a togliere improvvisamente 20, 30, 40% delle foglie, della capacità di captare la luce, debilita le piante. E debilita le piante anche le radici. Le radici hanno meno nutrimento. E il cosiddetto patogeno lo sa e quindi attacca e fa marcire. Quindi una corretta manutenzione. Poi esistono delle prove, quel viale mi meriterebbe perché l'ho visto, di messa in trazione delle piante, cioè sono delle prove complesse dove noi sottoponiamo a carichi crescenti la pianta e vediamo quanto può tenere la paratoletica. In quanto al disturbo che danno sui marciapiedi, ci sono delle tecniche che possono benissimo rimediare a questo fatto. Andate a scavare, a togliere il marciapiede, e vi renderete conto che cosa, quello che fa sollevare il marciapiede non è la radice, ma sono quei noduli che la pianta forma. Se io vado in montagna o allo stadio, quando andavo a San Siro negli anni 70 in giro in sezioni di coma, io mi portavo il cuscino, perché se mi siedo su un coso duro, ho uno stress da contatto su una roccia. Cosa faccio? Metto in cuscino per allargare il mio posteriore. Allargo lo stress da contatto. Lo stesso fa la pianta. Quando entra in contatto con un materiale anomalo, allarga i tessuti. Perché anche le piante soffrono di stress da contatto. Quindi quello che solleva è il contatto tra la radice che inizia a anziché svilupparsi longitudinalmente, fa queste escrescenze che qualcuno chiama tumorali, in realtà sono spesso a contatto. Si potrebbe evitare di fare questo.
qualcosa di morbido. Poi l'altra cosa, io ho studiato su Tonzi, che era un maestro della fisiologia vegetale. Per caratteristica anatomica, una radice, detta radice, se non ha clorofilla, organi verdi, voi andate a vedere queste cose che sollevano, che trovate verde. Quindi è un tessuto di transizione tra radice e tronco, non è radice, dal punto di vista, se vogliamo mettere i puntini su lei. E la precisione molte volte è importante. A livello medico, io devo essere molto preciso anche sui termini e sulla locazione. C'è il collegamento. Scusate. Ecco, dicevo che gli altri due relatori sono collegamento online e ora do la parola al dottor Alberto Colasilli, che è presidente del coordinamento nazionale alberi e paesaggio, che parla del valore naturalistico e paesaggistico dei parchi e giardini e dell'ambiente urbano. Ci sarà una presentazione online che dovrebbe partire un po'. Condividi lo schermo e partiamo. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ti do per la presentazione, prima si è vista. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Perfetto, benissimo. Ecco. La presentazione? Vediamo anche la presentazione, se metti schermo intero e vai in presentazione, siamo a posto. Perfetto. Ok, ci siete? Sì, ci siamo. Benissimo, allora, buongiorno a tutti, io mi presento, sono Alberto Colasilli, sono presidente del coordinamento nazionale del paesaggio. Due parole su questa organizzazione che appunto si interessa di tutela del verde urbano, l'azione scientifica, culturale sugli alberi, promozione della cultura degli alberi dal 2014, quindi un'associazione relativamente giovane, diciamo, sul panorama nazionale italiano. E noi ci interessiamo appunto di fare delle varie divulgazioni, insomma, di coinvolgere sia esperti del settore, soprattutto coinvolgere anche le scuole, lavorare attraverso una educazione ambientale per valorizzare la cultura degli alberi. La nostra associazione appunto ci interessa anche di dare input positivi e quindi di promuovere, diciamo, una cultura positiva appunto del verde urbano, cosa che purtroppo abbiamo visto con il dottor Zanzi a volte lascia un po' di perplessità e anche di negatività. Il mio intervento di oggi è proprio dedicato perché il dottor Zanzi ha parlato come elemento, diciamo, naturalistico del paesaggio, del paesaggio generale. Io mi interessavo appunto dei parchi e giardini. Il mio lavoro è quello di curatore, di giardinista, restauratore di parchi, e sono 25 anni che mi interesso di questo problema, di lavorare un problema piuttosto sentito in aree urbane, quindi aree degradate, parchi degradati, dove può andare la persona. Quanto è grande il valore dei parchi e giardini urbani? Cioè, immaginiamo che la città è una città non è una entità statica, la città è dinamica, la città cresce, la città può anche morire, la città può anche morire. Come diceva,
città senza auto, che morte. In effetti è una città senza parchi, giardini, una città che respira, una città che muore direttamente dell'inquinamento, della chiusura di calore. Quindi è da qui che parte appunto diciamo, la presentazione di oggi. Il verbo urbano, in generale il verbo urbano, come abbiamo visto con il dottor Zanzi, è un'infrastruttura tutti funzionale, insomma, è qualcosa di estremamente complesso, in cui dobbiamo inserire non soltanto i parchi, dobbiamo inserire anche affuschi, siepi, giardini pubblici e privati, le ore, poi per i ecologici, i posti di città, c'è tantissimo, e quindi tutta questa struttura crea anche il verbo. Il verbo urbano che è composto appunto da verde storico, tanti parchi, verde attrezzato, aree private urbano, foreste urbane, giardini scolastici, le aree sportive, i boschi, le terre di porto, i giardini botanici, i giardini zoologici, l'ortologici, le importantissime zone utile, i tempi verdi, i verdi verticali. Tutto questo va a creare un bene immateriale di grandissimo valore sia naturalistico sia paesaggistico ma anche economico, ce ne parlato, il discorso del valore economico per l'urbano che qualifica appunto una grande città. Quindi ma io una cosa che dico è che il verso urbano deve essere di qualità, il discorso del verso urbano ben gestito. Il verso urbano che deve essere gestito, ma su tutti i parchi e giardini urbani deve essere gestito da personale altamente qualificato. Questo è molto importante, altrimenti ci troviamo sempre nel discorso delle aree degradate che fanno soltanto del male, non fanno che sia una città. Quindi è fondamentale, con il verso urbano, anche per il discorso delle aree dinamiche, una città più verde, che è gestita dal punto di vista di tutti i parchi e dei giardini, può essere maggiormente resiliente, capace di resistere ai cambiamenti climatici. La situazione di un'altra ondata di calore, come abbiamo visto nell'estate 2022, abbiamo visto una situazione molto molto grave per quanto riguarda le temperature costanti, anche nel novembre, questo novembre 2022, vediamo in alcune realtà italiane, in città, dei comportamenti climatici con la comune. Prima di 10 giorni fa avevamo precisamente 23-24 gradi. Il primo di novembre avevamo 27 troppo anni di risultato, cioè per dire che siamo prima stati a fianco. E con questo dobbiamo essere anche più propensi a piantare altre in città e a realizzare famiglie. Quindi un termine molto importante che dobbiamo metterci in mente è la cosiddetta qualità urbana. La qualità urbana appunto che il miglioramento intrinseco della vita dei cittadini. Ma la vita dei cittadini non è soltanto il discorso di poter uscire fuori di casa e stare bene perché non fare una pianta. Il discorso della qualità urbana, della qualità della vita dei cittadini, è legato anche alla salute fisica, psicofisica, che guarda caso, secondo recenti studi, viene incrementata, guarda caso, proprio dai parchi dei giardini urbani, ma proprio dalla presenza importante di aree verdi gestite. Allora, abbiamo visto prima, io adesso non ritorno sul discorso dell'altro, che Zanzi ha saputo fare in maniera estremamente interessante. Quindi l'altro abbiamo visto che è un essere senziente, importante, ma si fare con gli esseri viventi, che respirano, che producono biodiversità, sono degli organismi, quindi sono senza altri, non si sente sulla Zanzi, non possiamo assolutamente dire, gli altri producono ossigeno, ma non solo, producono anche delle grandi infrastrutture che sono indispensabili per l'essere umano. Noi non può l'essere umano senza parchi in città, ma senza giardini in città, in pratica sarebbe un essere umano costantemente stressato e anche ammalato. Questa cosa è un momento in altra. Quindi i benefici sono molteplici, quindi ci sono i cosiddetti servizi ecosistemici di tale città. Gli ecosistemici sono molteplici, quindi dal discorso dell'inquinamento, della lotta, dell'amplificazione dell'inquinamento, quindi maggiori, grandi alberi, tutte delle esistenti, quindi tanti alberi anziani che hanno regione gigantesco, con una grande presenza di materiale fotosintetico,
automaticamente noi possiamo creare dei tanti benefici in ambito di trasporto e appunto attraverso il servizio di servizi ecosistemi. Quindi vediamoli una alla volta questi servizi ecosistemi, che sono la riduzione dell'inquinamento atmosferico, abbiamo visto che gli altri attraverso il fogliame, attraverso il piume, dense, riescono comunque a dare comunque il particolare atmosferico. È un problema molto attuale in Italia, gli ultimi dati parlavano di 70.000 morti l'anno, ad esempio anni fa si è parlato di 80.000 morti l'anno in Italia, morti premature, persone che vengono di infarto, che hanno un ictus, che possono ammalarsi da un altro, che possono avere degenerazioni anche dal punto di vista mentale, come la dimenticanza, perché per il corpo non è già l'apparato respiratorio, quindi sono morti semplici. Anche in particolare il castello che fare sugli organismi diciamo umani, insomma, sulla modella umana. E in qualche caso appunto queste grandi strutture, grandi parchi, hanno la capacità, come i grandi consultanti altri, hanno la capacità di catturare il particolare. E appunto abbiamo visto appunto attraverso le circostanze, specialmente gli altri, la capacità di catturare gli inquinanti, la CO2. Quindi maggior presenza di densità di piombo, di generazione, quindi la longevità, la presenza della temperatura, quindi bisognerà fare anche un discorso per essere esperto, come poter progettare questi pochi cittadini per farli essere resistenti, resilienti, ma anche efficaci ed efficienti nei confronti del mondo del sostegno. Poi c'è tutto il discorso, in generale, è proprio il discorso del miglioramento del che accanto all'importanza di portare contro il atmosferico, che infatti urbani di grande temperatura hanno la capacità di ridurre anche il gas serra, ma anche di ridurre un problema molto molto sentito negli ultimi anni, che è quello della mitigazione dell'isola di calore. L'isola di calore, appunto, vediamo che in alcune giornate di grande caldo abbiamo visto nella settimana scorsa che le temperature anche di 42-43 gradi in cui sono comunque in ambiente mediterraneo ci ritroviamo con situazioni in cui le persone cominciano a sentirsi male, anche tutte le persone anziane, persone che hanno problemi diciamo cardiorespiratori. In estate queste grandi temperature producono numerose vittime. Le piume degli alberi riescono attraverso l'ombra degli alberi, sappiamo benissimo questa fondamentale servizio ecosistemico che è chiamato l'ombra degli alberi riesce a ridurre la temperatura delle superfici artificiali. Se l'albero magari arriva, magari vivente, quindi che si sviluppa e cresce, noi abbiamo a che fare città con l'interpretazione dei suoli, quindi l'asfalto, il cemento, gli edifici, che possono riscaldarsi di parecchi gradi, possono arrivare anche 50, 60, 70 gradi in condizioni di sicurezza molto molto tanto. E gli alberi attraverso le piume riescono ad abbassare anche di 15 gradi queste temperature e possono mitigare la città e renderla più vivibile. Ecco, la piuma di un albero è fondamentale, quindi dopo parleremo appunto dell'importanza appunto di questi grandi parchi, il ruolo del della studente della CO2, anche se lo vedo praticamente privato, non ci trovo sopra. L'inquinamento acustico, un altro discorso, gli alberi possono mitigare in parte i rumori delle grandi cartelle stradali, ma soprattutto il discorso della protezione ecogeologica delle città, maggiori contributi ci sono per parte dei cittadini, sulla perdita di alberi acustici che possono avere versanti, che possono addirittura mitigare la grande violenza di questi temporali che si sviluppano all'improvviso e che possono quindi le grandi piogge attraverso queste coperture vegetali importanti possono essere mitigate. I cosiddetti rain gardens, quindi che fanno sì che l'acqua possa essere diciamo convogliata all'interno di questi posti cittadini, di queste aree diciamo di questi stagni che vengono abitati in questi parchi, c'è tutto un progetto di cose, quindi i parchi sono estremamente importanti anche per questo. Ma
determinare appunto l'interrealizzazione dei suoli in questa situazione. Il miglioramento del passaggio urbano e gli altri sono estremamente importanti per quanto riguarda appunto lo sviluppo del paesaggio, un paesaggio dinamico, di notevole città, quindi far sì che ci siano maggiori altri città di alberi, da parte di città possono produrre un miglioramento estetico notevolissimo per le aree verdi e per le aree anche per la qualità della città stessa. Ora il discorso della biodiversità, quante volte ci siamo battuti nel discorso dei giardini, della creazione di questi giardini mediterranei, spesso come si fanno, anche il dottor Franzi recentemente nella formulazione di Varese ha promosso dei campi con biofioriti, molto interessante, una situazione ha condiviso questa cosa, lo stiamo facendo anche noi. Come associazione stiamo promuovendo appunto la tutela di biodiversità di questi giardini fioriti che attirano api, farfalle nella stessa città, no? E che sono comunque una cosa molto importante, perché comunque la biodiversità non è soltanto il discorso di avere uno, due, tre specie diverse in un parco, la biodiversità è il tutto che ci circonda, sono gli alberi, sono gli habitat, sono le cose ecologiche, sono il discorso di avere fiori, di avere la capacità di attirare in ambienti ostili nella città, più possibile anche degli insetti che, come le api, far sì che ci siano anche il giardino delle farfalle e fare in modo che pure la città possa essere anche un luogo di animali interessanti come scoiattoli che arrivano, che vengono, che piacciono molto, per esempio, ai turisti, non solo scoiattoli, questo è il discorso della biodiversità, che si lega al fatto dei valori ecologici. Dove i corpi spesso e volentieri non vengono presi in considerazione, spesso e volentieri questi parchi cittadini vengono organizzati come delle isole a sé stante, non hanno completamente, per esempio, vicino a un posto, vicino a un fiume, una spiaggia, e automaticamente è importante anche nei piani del verde prevedere la realizzazione di questi corpi, che possono essere anche delle stessi binari o delle siepi realizzate con lo Stato, o la realizzazione di corsi d'acqua, cioè un laghetto, insomma. Cioè, questo è un lavoro che dovrebbe essere realizzato nell'ambito del territorio. Un aspetto molto importante degli spazi cittadini è il discorso della qualità, dell'incremento degli aspetti socio-culturali della qualità. I parchi sono elementi di aggregazione. Sono elementi di aggregazione, perché lo stesso albero, se non ha un singolo albero, immaginate gli alberi patrimoniali monumentali sono stati nel corso dei secoli elementi di aggregazione di artisti, di poeti, di grandi personaggi in città. Immaginate questi grandi parchi sono aggregazione di cittadini, di scolaresti, perché si fa l'educazione ambientale, si va a fare la ginnastica, jogging, si va a fare. Basta fare tantissimo le biciclette, le riunioni di pasto. Questo è il valore socioculturale grandi parti di città. Un discorso a parte per la salute psicofisica dei cittadini, benefici, guardate che c'è questa problematica del disordine della deficit di natura che spesso recentemente arriva la cronaca di molti ragazzi. Abbiamo sentito recentemente molti ragazzi nell'epoca post-Covid stanno soffrendo di ansia, di depressione, di difficoltà di attenzione e socializzazione. Dobbiamo tornare, a nostro avviso, nel rapporto benefico con la natura. Ed è molto importante tornare a contatto con i parchi. Ci ha costretti a vivere all'interno delle nostre case, e noi abbiamo bisogno, noi come animali sociali, che non siamo liberi attraverso la natura, di ritrovare appunto questo grande rapporto. Quindi è estremamente importante, di fronte a un'immagine come questa, io dico che comunque noi abbiamo una nuova sensibilità. Perché di fronte a un parco di questa bellezza è chiaro che noi non possiamo far altro che crescere sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista psicofisico. Non ti lo capisco, e questa è la battaglia che noi come associazione, ma anche
facciamo spesso il miglioramento degli aspetti sociali della comunità, non tutti lo capiscono, e attraverso questi bellissimi parchi urbani si abbattono i costi sanitari, si purifica l'aria, si migliora l'immagine della città, lo stesso la progressione possono abbattersi un po' alla volta, gli hanno luoghi di sbaffato, di trattenimento, punti di ristoro, di passeggiate, di incontro, quanto è importante, ci incontriamo in un parco, facciamo la passeggiata in un parco, andiamo a fare educazione ambientale in un parco. Le città che hanno parchi giardini sono città fisicamente fortunate, e soprattutto chi ha, quelli che hanno la lungimiranza, gli amministratori che hanno la lungimiranza di investire su questo, su parchi giardini, quindi per migliorare le città, per spazio giardini, sono sicuramente gli amministratori più illuminati, che guardano al futuro della città, quindi ad un investimento a lungo termine. Io ho visto alcune immagini, guardate come i parchi possono diventare, vengono luoghi di aggregazione straordinari. Si rafforzano delle relazioni attraverso la comunità, si creano dei sensi anche di comunità. Non è assolutamente vero che i parchi vengono solo esclusivamente luoghi di tossici, di personaggi di più uso, questo è soltanto un luogo comune. È chiaro che i parchi devono essere gestiti, devono essere controllati, non è assolutamente vero, come ovviamente se metto fuori si fa. A noi sono fatte delle critiche dicendo che noi stiamo valorizzando dei parchi a Pescara, la nostra associazione si è battuta recentemente per il parco della centrale della città, per valorizzare 13 ettari di città, ci hanno criticato che noi vogliamo fare un parco per i tossici. Non è assolutamente vero. È un discorso di un luogo comune che non esiste, perché i parchi sono estremamente importanti. Anche per il discorso del valore di immobili, che Zanzi ha spiegato benissimo. Si può arrivare dal 10 al 30% di valore di valore, questo in base alla realtà. Chi progetta, delle città sostenibili in ambiente aperto, automaticamente. Se io voglio vivere in una situazione di maggiore qualità della vita, io vado a scegliere un appartamento che abbia una vista su un paesaggio, un laghetto con gli alberi, su una realtà che sia il più possibile, verdeggiante. È chiaro che io non accetto una visione su un'area asfaltata, questo dipende anche dalla valorizzazione che si fa nella città. Ma questo il valore degli immobili è un discorso a parte, cioè un'altra relazione a parte che è molto più grande. Ecco, questi sono alcuni ambienti di Roma, immagini di verde, diciamo che c'è un po' di Roma, straordinari, quanto può valorizzarsi la città dal punto di vista dei servizi esistenti, ma anche dal punto di vista degli ambienti. E lì si parla anche del grande turismo, il turismo dei grandi giardini storici, dei grandi parchi. Quanti soldi arrivano attraverso la qualificazione di queste aree, che sono aree che possono essere anche aree preparate che sono attaccate da anni creativi. Sono investimenti? Sì, sono investimenti, ma noi spendiamo un sacco di soldi per fare che cosa? Un sacco di soldi per qualificare, per migliorare, quindi poi vengono automaticamente ripresi attraverso un turismo, attraverso attività di marketing. Che comunque il territorio automaticamente rinasce attraverso questo. È chiaro che poi ci sono le cause, se noi abbiamo fatto tante cose belle, poi è chiaro che se noi non abbiamo una gestione di qualità del verde, del verde urbano, automaticamente certi impatti urbani, anche quelli più belli, possono morire. È chiaro che c'è bisogno di personale altamente qualificato, le azioni lesive provocano inevitabilmente una partizione di servizi sistemici. I danni al paesaggio automaticamente possono portare un paesaggio verde, urbano, e un paesaggio urbano possono inevitabilmente abbattere i valori di nuovo, la perdita della biodiversità, e ci sono anche dei danni sotto l'aspetto della relazione sociale, che in un parco degradato che diventa luogo di degrado, di cose non piacevoli, è chiaro che i cittadini non è che fanno via 40 persone. Quindi c'è un discorso anche di corretta gestione dello spazio. Quindi
Il discorso parte da, ecco, da questi punti che io ti espongo, che sono l'abbattimento dell'arte, che parla di avanzanti, che parla dell'interno, preservare l'esistente che è fondamentale, che altri di 50, 60, 80 anni, 100 anni, sono elementi fondamentali per la qualità della vita dell'aria, della vita della città. Quando abbiamo la capitozzare un parte degli altri, automaticamente si perde. Non soltanto beni ambientali, ma anche la specie. L'ambientazione dei suoli, l'impoverimento dei suoli, che avviene attraverso la certificazione, la perdita della biodiversità che altera gli habitat, e poi la cattiva gestione degli oggetti urbani, ma la mineralizzazione, una problematica che quest'ultima è esplosa nel particolare, tantissimi altri muoiono ogni anno. Per motivi che vanno dalla gestione alla piante di bassa qualità. La capitalizzazione degli altri, abbiamo visto, insomma, ne parlerà la presa di Felice dopo l'intervento a dettaglio, un cenno sui decreti del decreto del marzo 2020, cosiddetti decreti ambientali, che appunto dovrebbero imporre, a mio avviso, lo dico, dovrebbero imporre una corretta gestione dei cantieri per quanto riguarda la situazione di tanti livelli urbani in città, però speriamo che purtroppo continuate a riforzare la forza di continuazione. Abbiamo visto con Gianni la parte di compiti antiscientifico che sfugge la pianta, produce un cieco che si ammala, quello che stiamo a dire, si arriva a delle situazioni di fortissimo degrado. Immaginate, questo è un certo giorno un quartiere con questo albero che è stato forzato, che immaginate che può essere un albero enorme ridotto a una penità, insomma. Non entro nel discorso tecnico della datatore, perché abbiamo già parlato con tanti, lo parla anche la biologa. Per quanto riguarda, ecco, il discorso della condensatura, chiaro che la perdita, la principale causa di perdita di biodiversità, di degrado costante della terratura, deriva appunto dalla cattiva operazione di questo. Dalla capitozzatura più spinta a quella meno spinta, che potrebbe essere la cimatura delle grandi scaffali all'alto, eccessiva cimatura, non solo da fare una eccessiva cimatura, in realtà è anche una capitozzatura abbastanza, diciamo, un po' più soffice, però è sempre un tantinameggiamento della cava dell'acqua. Poi l'analizzazione dei suoli, delle aree verdi, la cementificazione, andare a toccare le zone verdi radicali degli alberi. Recentemente c'è stata una grande polemica, guarda caso, proprio su Pescara, e siamo andati a finire tra i tre per questa cosa a livello nazionale, perché su Pescara si stanno creando dei problemi con i cantieri, si fanno purtroppo pur per Pescara pur avendo un ottimo regolamento del verde, in realtà sempre sul discorso delle competenze vengono fatti questi cantieri agli ospiti dei pini, Pescara di città di pista di pini, e poi cadono, perché questi alberi cavano proprio durante i cantieri, si è fatto il servizio dai te, proprio fatto da Italia Nostra Pescara, anche noi ci siamo impegnati con visto di questa cosa, il discorso dei cantieri in città, le competenze, mai andare a scavare a ridosso delle zone critiche della vita del mare. Purtroppo questa cosa capita proprio spesso, come capita troppo spesso il fatto di andare a cementificare. Io non capisco questa cosa di andare a cementificare nelle zone soletti per dare più spazio ai pedoni, no? Ai cittadini passare, esatto, per fare motivo, e creare appunto queste orribili situazioni in cui il cemento viene in pratica rischiato con ciottoli per fare queste assurde realizzazioni post, diciamo, di pseudo giardinaggio. Ma in questo caso, ecco, la cementificazione va a distruggere tutte queste aree che sono fondamentali del grado. Il consumo di suolo, abbiamo visto appunto la costruzione di aree, la cementificazione costante delle aree, e
la patria non si scanna di altri, ne ha parlato Sanzi prima, ci torno sopra, è un discorso importante, due immagini molto molto dure di cosa avviene in alcuni parchi che dovevano a nostro avviso essere solo qualificati e valorizzati, in realtà sono stati una grazia a scuola. E una parola sulla compensazione, già Sanzi ne ha parlato ampiamente. Noi il discorso della compensazione a nostro avviso dovrebbe essere fatto esclusivamente per quel piano, quelle situazioni. Alberto, scusa, cerca di parlare il più possibile vicino al microfono, perché in certi momenti si sente. Non si sente. Sente poco? Allora, sentite adesso? Il ricordo deve essere fatto solo in casi di altri segni, altri nomi, altri veramente malati, se non è impossibile votare. In realtà, oggi nel discorso della compensazione viene fatto tutti gli altri, anche quelli che sono in condizioni accettabili, che possono essere curati. Questo è un discorso che sta venendo fuori in maniera molto prepotente. Si vanno ad attaccare anche per quanto riguarda il discorso di suicidio. Tante situazioni. E c'è proprio la concentrazione del termine simbolo esistente, cioè si abbassano i piedi vitali perché c'è la carta, oppure perché ci sono le radici degli alberi che escono fuori e quindi automaticamente si è fatto tutto perché non si vogliono le funzioni, non si vuole che non si vuole per imparare le nuove donne, per fare le funzioni. Questo è un problema gravissimo, che il verde storico quando è sterpato, giustamente non si può, cioè, poi si arriva a dover piantare, c'è questo discorso di 6,6 milioni di alberi che sono essere piantati entro il 2024, sono circa 320 milioni di euro che il PNRR ha messo in posizione per l'Italia. Europa ha messo in posizione d'Italia per piantare alberi, però poi ci ritroviamo con una situazione in cui muoiono perché non vengono curati nel merito, insomma. Si arriva a delle condizioni, poi detto che vengono trattati, mancanza di lavorazione, di terreni, quindi delle piante che sono anche di bassa qualità. Abbiamo visto di Matozzanzi, il discorso della mancanza di acqua, tantissime piante sono morte nell'estate 2022, anche se sono state messe meravigliose per essere levate nel periodo del novembre 2021, ne abbiamo messe anche noi tante piante, perché noi ci chiamiamo gli unici, perché dobbiamo fare delle teste d'acqua. Poi ci scegliamo anche delle piante idonee, resistenti, piante mediterranee. Guardate, sono stati capaci in alcuni casi di far seccare anche i rosmarini, di far seccare anche i leci, di far seccare anche i colpezzoli. Allora, dove stiamo? Dove stiamo parlando? C'è un discorso di mancata manutenzione, perché le piante non vengono innaffiate. Manca l'acqua, manca, c'è il discorso di vita del calore, e le piante seccano, e le piante seccano in continuazione. Quindi, a nostro avviso, va bene piantare sempre la seconda iniziale, ma facciamo anche bene questo discorso. Dobbiamo lavorare con le giuste competenze. Non forse sarebbe meglio lavorare di più sulle competenze e meno sui numeri, perché sappiamo bene che molti politici si attrappano al discorso dei numeri, ma a volte purtroppo non si attrappano moltissimo al discorso tecnico, perché il discorso tecnico è la parte più difficile. Questa è una fotografia eclatante, è uscita una grande polemica recentemente. Noi abbiamo dibattuto in quest'anno, questi sono gli alberi che si sono seccati, tutti quanti, tutti gli alberi che sono seccati, 100 vanno a Pescara, perché non sono stati innaffiati. Cioè sono costo esorbitante della comunità, sono seccati tutti gli alberi. Il corso Vittorio Emanuele a Pescara. Che discorso vogliamo fare? Questo è il discorso. Cioè siamo arrivati a perdite pazzesche di beni che vengono comprati dalla collettività e poi automaticamente non vengono curati con le giuste competenze. Quindi ci troviamo in alcuni casi anche con perdite del 30-50%, quando
appunto perché non riusciamo a comprendere che nei primi 5 anni gli alberi devono essere comunque curati in queste condizioni climatiche avverse e terribili che abbiamo oggi. In estate anche il compenso di altri dei librei dei turisti purtroppo devono essere innaffiati in qualche modo, per i 3-5 anni, a molto avviso. Quindi il problema è questo, anche altri fotografati a Roma, gli eventi climatici sono implacabili. E un discorso molto importante, siamo addosso del resto dell'albero, dobbiamo dire che il proprio periodo di messa a dimora degli alberi, purtroppo, per colpa di momenti climatici, si sta pian piano riducendo. Prima dobbiamo piantare gli alberi dalla fine di ottobre fino a marzo, e alla fine di marzo, adesso dobbiamo per forza piantare gli alberi tra dicembre e gennaio, massimo febbraio. E abbiamo appena quei 2-3 mesi all'anno per mettere tutti questi alberi. Allora, riusciremo a mettere 6.000 alberi con una situazione simile? Dobbiamo avere una gestione il più possibile, quindi la filiera deve essere il più possibile impeccabile e perfetta. Quali sono le azioni per migliorare i parchi in città? E mi avvio alla conclusione. La corretta natura degli alberi, l'incremento della vegetazione urbana, la corretta vegetazione di incremento dei prati pubblici, la conservazione del piatto storico, l'incremento e potenziamento dei regolamenti, licenziamento dei campi del terzo. Questo è un argomento molto molto importante, perché senza i regolamenti del verde, senza la pianificazione di azioni concrete, intelligenti, ben pianificate, insomma sul territorio, una filiera che funzioni, noi possiamo mettere tutti gli alberi che volete, possiamo fare tutte le più belle componenti del mondo, ma vedremo che ogni pezzo dell'albero, una volta, lo vedremo bellissimo la pianta, metteremo bene un bel di 3 metri, un bel preciso, con soffettino, arriva l'estate, 43-44 gradi, nessuno innaffia la pianta, muore la pianta, allora direzione a parlare, ci vogliono azioni fondamentali della gestione del verde, delle verde con una scelta e lavoro in alta formazione, quindi alta formazione della gestione del verde. E soprattutto, concludendo, la creazione di stati multidisciplinari. Quindi, abbiamo parlato degli altri, ne ha parlato anche Lanzi prima, come si vota la pianta? La pianta si vota, l'unità che lo sta, si vota oggetto solo quello che sono i superstiti, i nani che possono essere veramente pericolosi, che hanno problemi di malattia, la natura e un miglioramento della pianta. Io faccio con gli occhi il lavoro, come adesso con i ragazzi, con i miei ragazzi, ma voi quando andate a fare fate tagliare il pazzeno, fate fare la testa la fate veramente, oppure direte fateci un taglio particolare, fate quello, perché comunque l'albero deve essere gestito in maniera più professionale, non può essere che tu fai dentro la comici, fai tutto, se trovate davanti un giardiniere, come veramente distrutto una pianta di rischio. Perché diciamo, ma questo è il periodo della potatura, non è il periodo della potatura adesso, le piante sono ancora in una fase di perdere delle foglie, le piante non si toccano in questo periodo, e lui si è anche innamorato, dice tu che ne sai. Il discorso anche della comunicazione con le persone che hanno anche la pretesa di dire che sono più intelligenti di noi in determinati argomenti. Quindi votare è un'arte, non è un... Le piante devono essere toccate, sono sempre dispensate, alcune si dicono di parlare, fanno il 10-20% della pioma da togliere. Insomma, è un discorso molto delicato il posto della pioma. La prestazione urbana, quindi che può essere in città, la presentazione dei parchi che abbiamo vista prima, quando sono stati questi parchi gestiti, la conservazione del verde storico e poi i licenziamenti, quindi il regolamento del verde. Il regolamento del verde, abbiamo detto, lo scopo di dettare le norme per la tutela, la corretta tutela, progettazione, gestione e fruizione del verde. Invece il piano del verde è qualcosa di molto più elevato, molto più ampio. Quindi creazione di un sistema del verde urbano in cui si va, vanno a unificarsi anche i colori ecologici, tutto viene unificato, una grande rete che
tiene fuori città, quindi per gestire il patrimonio altrove. L'altra formazione, io con il dottor Zangi abbiamo spesso parlato della mancanza dell'Italia, che sono poche scuole, poche realtà che fanno veramente. Anzi, possiamo dire che comunque si sta migliorando parecchio rispetto a prima, però siamo ancora indietro sul discorso del miglioramento della formazione che ci ha detto la Commissione. Si continua ancora a parlare di pulizia radicale. E io mi rivolgo ai ragazzi, si parla ancora di pulizia radicale degli spazi della vita, ma voi sapete benissimo che le foglie, fogliame, il materiale organico, l'humus che si deposta alla base degli alberi è fondamentale, soprattutto nei periodi di grande siccità e di grande canicola estiva. Quando noi andiamo a fare la cosiddetta pulizia radicale, che io ho a contatto con tantissimi operai amministrazioni pubbliche, anche privati, vi dico, noi dobbiamo pulire radicalmente perché il committente ci ha detto che dobbiamo togliere tutto e quindi riportare il terreno a nudo, in quel caso noi esponiamo le piante, e non solo le piante, anche i giardini, a uno stress esorbitante in situazioni di natura. Quindi la temperatura della terra aumenta, perché sappiamo benissimo che una faccia natura di foglie, una lettiera di foglie automaticamente abbassa la temperatura del terreno, ma la corrente è umido in situazioni di canicola estiva, invece si continua ancora a parlare di pulizia. L'albero sporca, l'albero deve essere pulito alla parte, le foglie devono umidità, devono sporcizia, devono insetti, se ne sentiamo in tutti i colori. E guarda caso, poi ci troviamo in queste situazioni, ci troviamo in questa situazione. Quindi uno stato multidisciplinare che in questo momento fa in città, quali sono le figure che devono interessarsi dei giardini e dei parchi? Sono molteplici le figure, non esiste una sola figura, esistono più figure che devono lavorare in sinergia, sono gli agronomi, i forestali, i biologi, i botanici, i paesaggisti, i curatori di giardini, quelli che realizzano i giardini, quelli che trovano i manuali del mondo interno. E poi anche gli architetti urbanisti, perché bisogna lavorare tutti quanti insieme. Non è possibile che ognuno faccia la guerra all'altro e viceversa. Dobbiamo lavorare tutti insieme affinché la città, le città devono essere gestite nel migliore dei modi, attraverso la sinergia, il gioco, mi sto parlando sempre del gioco di squadra. Noi stiamo facendo un lavoro importante, che sta anche in altre realtà italiane, ma che fanno di lavorare in sinergia con gli ordini professionali. Spesso con i piedi, è difficile riuscire a comunicare tra associazioni, ordini professionali, amministratori pubblici. Spesso e volentieri è molto difficile anche trovare le giuste capacità per poter creare anche tavoli tecnici in cui ci siano le giuste diciamo, linee guida condivise. Perché un po' tutti dicono di sì, di no, insomma, anche il discorso sulla messa di moda degli alberi è molto dibattuto. Io adesso concludo con un po' di leggi nazionali, c'è la legge nazionale 157 del 92, l'intenzione della Vivaldi, che tutela appunto il taglio degli alberi in periodo di edificazione, poi c'è la famosa legge 10 del 2013, norma per lo sviluppo degli spazi interni urbani che tutela attualmente gli alberi monumentali italiani, le linee guida per la gestione del verde urbano e le indicazioni non sostenibile, però sono le linee guida del Ministero dell'Ambiente, nel 2017, le linee guida degli interventi di cui è stata parte dei monumentali, che sono importanti, ma ripeto, sono tutte le linee guida che dovrebbero essere seguite da chi lavora su queste cose. Poi c'era l'articolo 12 della legge numero 154 del 2016, sarebbe entrato dallo standard professionale informativo per la manutenzione del verde. Questo è molto importante perché dovete sapere che per accedere, per essere iscritti alla Camera di Commercio come entità che
tutte le terre, quindi le cose esterne, bisogna avere almeno un titolo che sia dedicato alla valorizzazione, conoscenza e cura della botanica del Alberto Slama, almeno questo un piccolo passo del mio fatto. E poi ci sono, per concludere, i piani minimi ambientali del 10 marzo 2020 che dovrebbero diciamo, vietare la produzione degli altri, ma in realtà tante le sanzioni siamo sempre punti a caso. Io vi ringrazio e passo la parola alla regia di Felice. Alberto, si passa all'ultimo, alla relazione della dottoressa De Felice, che è vicepresidente della Federazione Pro Natura e vicepresidente del Comitato Nazionale Alberi e Paesaggio. Ti chiedo, Pierlisa, se puoi parlare più vicino possibile al microfono per evitare salti di comunicazione. E purtroppo se puoi rimanere un po' nei tempi perché siamo andati un pochino un po' avanti. Grazie. Com'è? Sì, Alberto ti chiedo di se interrompe la presentazione. Ok. Ti vediamo bella presentazione e vai pure. Voglio un bacino, dai. Vai. Devi attaccare il microfono sullo schermo. Ti interrompo tu. Senti? Non c'è il microfono. Mi sentite adesso? Ora sì, vai. Allora, buongiorno a tutti, mi sentite ora? Sì, cerca di stare sempre vicino al microfono più possibile. Sì, sono vicino al microfono, mi sentite adesso? Allora, sono Felice Di Felice, sono vicepresidente della Federazione Nazionale Pro Natura. E il mio intervento adesso, prima vi devo perciò una panoramica di quelle che sono le norme per quanto riguarda la tutela del verde, e il mio intervento entrerà qui nel dettaglio, entrerà nel dettaglio delle norme esistenti e soprattutto andrà a parlare di quella che è una proposta di legge che le nostre associazioni hanno più volte proposto al governo, perché adesso andremo a vedere che in realtà non esiste una legge che va realmente a normare quello che deve essere la tutela del verde nei centri abitati. E qua sotto gli occhi di tutti ce lo dimostra l'intervento appunto del dottor Zanzi, l'intervento che ho fatto prima, che nel nostro paese il trattamento del verde è sicuramente estremamente negativo. Sono veramente nefaste le pratiche di compostatura che vengono continuamente fatte sugli alberi. La gestione del verde spesso, io collaboro anche con un comune, è una di quelle, è uno di quei punti nevralgici che vengono ad affermare nel momento in cui c'è appunto la gestione appunto la pianificazione all'interno del centro urbano. E le piante sono spesso viste come delle nemiche, sono viste come quelle che fanno cadere le foglie, che sporcano, che possono portare gli insetti all'interno delle case. Tantissime sono le amicizie dei cittadini che dicono che con le piante hanno dei problemi perché le piante sono la visuale e perché comunque gli portano dello sforzo, quindi così. Per quanto mi riguarda io penso che una cosa che vada fatta prima di tutto è formazione sia di amministrazione ma anche dei cittadini, perché veramente manca la consapevolezza del fatto che la mala gestione del verde urbano porta in primo luogo una perdita di quelli che sono servizi così sintetici e porta quelle che sono ricadute sulla salute dei cittadini.
bisogna fare in modo che i cittadini comprendano che le piante non sono patrigne, così come loro pensano, ma sono delle alleate per mille motivi, per l'oppeggiamento, per l'abbassamento, perché evitano quelle che sono le ondate di calore, le vanno a mitigare durante la stagione estiva, perché assorbono il PM10, perché assorbono il particolato, e quindi sono delle alleate sicuramente non delle. Le norme ad oggi esistenti, che appunto già prima non stavamo avverto, sono in primo luogo le linee guida per la gestione del verde urbano e le prime indicazioni per una pianificazione sostenibile. Mi soffermo sulla dicitura linee guida. Le linee guida per loro stessa natura non sono assolutamente cogenti, non rappresentano una norma. E quindi per quanto possano comunque dare e fornire delle belle parole, per quanto possano appunto dire la capitolizzatura è una pratica inaccettabile di votatura e ogni danno causato dalla caduta dei rami degli alberi gestiti scorrettamente può essere riconosciuto come negligenza presso un tribunale, se qualcuno capitozza nessuno può far nulla perché non esiste alcuna sanzione che vieni non ci porti un ostacolo a non capitozzare. Alla stessa stregua l'articolo 6 della legge 10 del 2013, norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, e 4.2 prevede che i comuni debbano incrementare l'incremento del verde urbano. Tuttavia, ad oggi le città che sono comunque dotate di regolamento del verde sono davvero molto poche. Ci sono molte leggi regionali che impongono il fatto che ci debba essere un regolamento del verde all'interno dei comuni. Ma davvero pochi comuni li vanno adottati, anche allo quando questi regolamenti vengono adottati, le maggior parte dei casi vengono completamente disattesi. La normativa, diciamo, ultima che norma quella del campo di verità del marzo 2020, sta giudicato sulla gartezza 90 del 4.2020. Anche questa legge porta queste tante belle parole e tante belle dichiarazioni di intenti. Nello specifico, nel paragrafo E, per quanto riguarda la manutenzione del patrimonio arboreo acustivo, si specifica che gli interventi di potatura devono essere svolti soltanto da personale competente, in periodi che non vanno ad arrecare danni alla pianta e che non creano appunto disturbi alla fauna nidificante ed effettuati con i casi strettamente necessari. In questo paragrafo si viene ad individuare la pianta appunto come una fornitrice di sistemi ecosistemici. Viene vista essa stessa come un ecosistema, proprio perché si parla anche di rispetto della fauna nidificante. Sempre in questa legge si dice che tra gli interventi previsti è necessario informare la crescita corretta del giovane albero trapiantato, ridurre e eliminare i rami piegati troppo vicini, male e interini, ridurre il rischio di rottura nel caso di rami con difetti strutturali, contenere la crescita e ridurre la massa delle foglie, ridurre la resistenza al vento e soprattutto anche questa cosa, così come accadeva nelle linee guida, viene profondamente condannata anche sul statuto. Viene detto che la giudicatura fino a quando, come lavoratore degli alberi, deve evitare di praticare la ridozzatura, la sua cura e la cura drastica, perché questi introduce gli alberi e si possono creare nel tempo situazioni di stabilità che generano maggiori costi nella gestione. Ne ha parlato anche il dottor Zanti prima. C'è in tutte le nostre città questa pratica del capitozzare. C'è perché andando a capitozzare gli alberi hanno meno volume e creano meno quei problemi che spesso rilevano i cittadini, quello appunto di avere foglie, di sporcare, così come dicono, ma anche per le ditte stesse che fanno questi lavori, capitozzare è più semplice, perché capitozzare si fa in fretta, di dare nuovi strumenti agli alberi senza ragionare su quella che realmente è la produzione della pianta e su come fare come dovrebbe essere con lavoro a terra da casa. Però in realtà la capitozzatura rappresenta il prodotto della morte della pianta, perché la capitozzatura produce la distruzione dell'architettura della storia e successivamente c'è l'indebolimento degli esemplari con gravi attitudini, soprattutto fisiologico, meccanico e naturalistico. Qualsiasi taglio o mutilazione drastica della chioma dell'albero è appunto definita la capitozzatura. E la capitozzatura porta come prima conseguenza lo sviluppo di rami dalle piccole gemme alberizie e dormienti, proprio perché viene inibito il tessuto meristematico della pianta principale. E quindi vediamo che la capitozzatura con l'eliminazione delle branche porta poi anche all'eccessiva crematura dell'albero con l'eliminazione di rami secondari e
luogo con l'asportazione di buona parte di quella che ramassa di sostanza della pianta. Le piante vivono attraverso la fotosintesi. La fotosintesi è il meccanismo attraverso cui le piante vivono e attraverso il quale ci permettono di vivere attraverso soluzioni sostanziali e la fotosintesi. Nel momento in cui la massa fotosintetica della pianta comincia a diminuire, la pianta comincia a subire delle alterazioni dal punto di vista strutturale e queste alterazioni portano poi nel tempo al decadimento biologico dell'albero. Le piante, senza avere vissuto un fotosintetico, possiamo dire che muoiono letteralmente di fame proprio perché non riescono a svolgere la funzione primaria della fotosintesi. E così nel corso degli anni, gli alberi capitolizzati iniziano piano piano ad ammalarsi, a degradarsi, ad essere soggetti a malattie, a parassiti, e così una pianta così indebolita comincia a essere una pianta che rischia appunto di cadere, in quel caso rischia di diventare un pericolo, una minaccia per persone o per le cose. Quindi quando si dice che poi gli alberi cadono anche sottoposti a questi forti eventi climatici che ci sono oggi, è proprio perché spesso questi alberi sono stati sottoposti alla pratica della capitolizzatura e hanno perso quella loro, diciamo, forza che gli permetteva invece di essere ben radicata nel terreno, gli permetteva anche di resistere a forti venti o a forti sollecitazioni. E quindi oltre a non avere un buon valore dal punto di vista di aspetto, la pianta comincia a essere una pianta malata. Pertanto con le associazioni, il Comitato appunto di Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio, hanno proposto, hanno scritto una legge che nei precedenti governi è stata appunto più volte presentata e che adesso presentare all'attuale non hanno governato. Tale norma è chiamata norma per la tutela e conservazione degli alberi e delle infrastrutture. Un attimo del Google Meet, un attimo di collegamento, facciamo un minuto e riprendiamo. È importante questo concetto che sta passando e che dovrebbe essere acquisito. Mi rifaccio agli ultimi discorsi che sta facendo la dottoressa De Felici. Se io un albero gli do l'acqua, l'azoto, il fosforo, il potassio, tutto quello che voglio, ma gli levo i polmoni, la possibilità di respirare, l'albero muore. Quindi questi tagli qui che vedete levano completamente la possibilità di respirare la pianta, quindi la pianta muore. Allora, un attimo, scusate l'interruzione, però perché abbiamo utilizzato Google Meet non avendo altre possibilità qua per fare il collegamento, però ci dà una durata limitata, per cui dobbiamo ripristinare il collegamento al più presto. Sì, ancora non abbiamo alla dottoressa Di Felici. Sì, prego. Sono un po' raffreddata. Io sono Silvia Martorietti, sono un tecnico del comune, sono il geologo, quindi sono abbastanza raccofane queste domeniche. Tra le altre cose mi occupo di difesa costiera. Allora io volevo chiedere al dottor Zanzi se ha avuto esperienza sugli diciamo, effetti di erosione costiera, in particolare quindi sulla duna consolidata, sul tombolo, laddove quindi gli effetti di dinamiche marine provocano quindi erosione della duna consolidata e quindi con la conseguenza caduta di alberi, di pini o quindi l'alleggiamento anche della vegetazione arbustiva. Allora, come amministrazione comunale chiaramente stiamo facendo degli interventi sia a mare che a terra per eliminare la causa di questo diciamo, fenomeno, perché chiaramente sono problematiche complesse. Ecco, però ecco, siccome chiaramente tutto è stato incentrato sui parchi urbani, ma la nostra città diciamo è caratterizzata, il nostro principale parco urbano è la Pineta e quindi diciamo con delle sue peculiarità e quindi ecco volevo sapere, mi interessava sapere se ha esperienze in questo senso e se
insomma, ci poteva dare qualche consiglio? No, allora, ammetto in questo campo specifico di non avere esperienza. Posso solo dire delle mie conoscenze biologiche, perché è un problema che non ho mai affrontato. Io affrontai per conto del governo delle isole Grenadine e Caraibi il problema dell'erosione in un'isola dove c'erano mangrovie, e ho affrontato il discorso della preservazione della vegetazione secondo questo modello che mi veniva prospettato. Per quanto mi riguarda il fenomeno che lei mi sta segnalando, non ho esperienze dirette, ho esperienze, sì, io sono, mi piace molto il mare, ma sono anche un uomo di montagne. E quello che vedo in alta montagna di erosione, in alta montagna, vedo che gli alberi hanno una grossa funzione, e l'apparato radicale degli alberi riesce a disporsi secondo le linee di maggiore resistenza per evitare il dilavamento o ruscellamento dell'acqua quando non più governato. Mi spiego, se lei va in alta montagna, ma anche lungo lungo il mare, gli apparati radicali si dispongono sempre parallelamente in prevalenza alla erosione che viene effettuata dall'acqua. Quindi io penso che una volta scelta l'essenza idonea, e molte volte vedo che purtroppo l'essenza idonea non c'è, io ho visto nel Salento piantare degli abeti rossi, che sono l'abete di Norvegia nel Salento, no? Oppure delle piante in Olanda, per dire, vedo che viene molto impiegata lungo le dune, che lì hanno problemi di erosione di dune, piante tipo Lipofea rhamnoides, che è una pianta, un arbusto che raggiunge massimo 4-5 metri di altezza, quindi va bene anche meccanicamente per resistere al vento, con una fortissima capacità di vivere in acque salmastre. In questo senso qua la situazione reale non la so che ci sono delle grosse polemiche sulle pinete che ci sono lungo il litorale, però di più non ho mai affrontato questo discorso, quindi va bene. Dopo. E allora per Lisa ti senti in linea, ti chiedo quindi di sempre di parlare molto vicino di proprio, molto alta voce. Ma mi sentite? Sì, sì, mi sentite. Perfetto, non so dove siete rotto, vabbè, partiamo da qui. Dicevamo che la norma in quel luogo riconosce gli alberi come esseri viventi e senzienti, comunque portatori a priori di dignità. Poi riconosce l'importanza che gli alberi e la vegetazione arborea arbustiva hanno ai fini paesaggistici, culturali, sanitari ed ambientali, e soprattutto riconosce gli alberi e le infrastrutture verdi cittadini come elementi viventi in grado di contrastare l'inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici e il ciclo di calore urbana, che noi dicevamo appunto abbiamo avuto ben modo di sperimentare soprattutto la scorsa estate. È fondamentale obbligare interventi che siano altamente professionali. Adesso spesso le amministrazioni pubbliche chiamano ditte che si improvvisano, spesso ditte dell'edilizia che non hanno alcuna esperienza, alcuna formazione per lavorare sul territorio pubblico. E quindi è fondamentale che ci siano le giuste maestranze a lavorare con il patrimonio arboreo. È fondamentale riconoscere e condannare, come d'altro canto fanno sia le linee guida che la legge del 2020, tutte quelle che sono le operazioni di potatura drastica, di capitozzatura e delle siepi, che portano le piante a perdere completamente la loro pace e il loro aspetto. E quindi è fondamentale, per non capitozzare, è importante che ci sia anche la giusta professionalità, perché è normale che nel momento in cui abbiamo una città che non è esperta, la cosa più semplice da fare, come dicevamo, è appunto capitozzare gli altri. È comunque condannato, sempre e comunque, l'abbattimento indiscriminato
seminato degli alberi in ambiente urbano e periurbano, come danno alla collettività, al paesaggio e alla salute dei cittadini. L'articolo 7 della norma obbliga le amministrazioni locali a impegnarsi nelle aree urbane a promuovere la corretta gestione del verde pubblico proprio per la conservazione del patrimonio arboreo, arbustivo e di quelle che sono le infrastrutture verdi. Ed è fatto obbligo per le amministrazioni comunali preservare dal danneggiamento e dall'abbattimento indiscriminato la vegetazione arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica e storico-culturale. E altresì fatto obbligo prevenire gravi danni sia allo spazio vitale necessario alla vegetazione arborea cittadina e comunque prevenire grave danno all'albero stesso. Prima della presentazione di Alberto avete visto delle piante costrette nel cemento. Quello significa appunto violentare quelle che sono le radici della pianta e quindi sono operazioni che vanno assolutamente evitate. La capozzatura va repressa in ogni modo e in ogni forma ed è fondamentale sempre e comunque, lo ripeteremo sempre, coinvolgere i professionisti nel settore per la gestione del tempo. Tale norma, tale disposizione viene proposta per il patrimonio sia arboreo che arbustivo, sia pubblico che privato. Tutti i possessori e proprietari di qualsiasi titolo, edifici pubblici o privati, le quali o proprietà nelle quali ci sia un patrimonio arboreo, devono attenersi all'osservanza di quanto previsto dalla normativa. Lo scopo e il compito delle amministrazioni comunali deve essere in primo luogo quello di tutelare e incrementare all'interno dei propri territori tutte le alberature, nelle strade, nelle piazze pubbliche e nei filari alberati, nei parchi, nei giardini pubblici e privati, nei condomini, edifici e cattedrali. Su tutto il territorio urbano e perurbano nazionale è vietato capitozzare o votare drasticamente, abbattere, radicare, danneggiare la struttura degli alberi, giardini pubblici e privati, nelle piante pubbliche, nei condomini, negli edifici e nei centri storici. Danneggiare le piante intese come sistemi e servizi ecosistemici, con grande appunto valore ecologico, ambientale e sanitario. Diciamo sanitario perché le piante hanno una le loro proprietà, anche quello di assumere le polveri sottili, spesso appunto sono causa anche di molte malattie. Nelle città del nord Italia, se si piantassero molti più alberi, forse si potrebbe anche prevenire il problema delle polveri sottili. Particolare attenzione nella norma viene data a quella della tipificazione della fauna. Se fanno gli interventi, dovrebbero essere evitati tra il mese di marzo e il mese di luglio. In questo periodo avrebbe evitato qualsiasi disturbo, così come prevede la legge 157 del 1992. Le amministrazioni comunali dovranno impegnarsi per il censimento del verde degli alberi, per redigere per la propria parte il regolamento comunale del verde pubblico e privato, per redigere un piano del verde, per creare la rete ecologica locale che deve essere necessariamente inserita nella generale pianificazione del comune. Operare per andare a stabilire una strategia per la conservazione della biodiversità urbana. Questi documenti, questi strumenti devono essere comunque redatti da professionisti del settore, così come i lavori degli alberi devono essere fatti da professionisti del settore. Professionisti, come appunto che la precedentemente, devono essere agronomi, forestali, naturalisti, biologi, botanici, tutti coloro che conoscono bene quella che è la pianta intesa come organismo vivente. È fondamentale anche promuovere la realizzazione di opere urbane, di giardini naturali e anche promuovere tecniche progettuali, gestionali, ecologiche ben orientate. E tra l'altro le amministrazioni si dovrebbero impegnare a dirigere delle ditte che siano certificate e altamente specializzate nella corretta gestione e conservazione delle alberature cittadine e delle infrastrutture verdi. E quindi dovrebbe essere l'obbligo di servizi di personale qualificato, promuovendo a tal fine anche dei corsi di formazione e di aggiornamento che includono non solo quello che è appunto la gestione della potatura, ma anche lo studio di tutti quelli che sono gli aspetti naturalistici, faunistici ed ecologici degli alberi inseriti come elementi fondamentali dell'ecosistema urbano. Tra l'altro le amministrazioni dovrebbero creare commissioni permanenti di specialisti del verde con arboricoltori, botanici, agronomi, forestali, ecologi, insomma tutte quelle menzionate che abbiamo prima citato e che sono fondamentali nella gestione del verde. Essendo appunto vietata qualsiasi forma di capogliozzatura o di altro tipo di potatura grafica che comporta
perdita di quella che è appunto l'aspetto morfologico, fisiologico e ecologico, tutti i soggetti pubblici e privati dovrebbero attenersi alle seguenti disposizioni. Gli interventi devono rispettare in maniera scrupolosa la naturalità degli alberi e solo in situazioni di malattie degenerative degli alberi comprovate in analisi scientifiche o solo in caso di esecuzione o manutenzione di opere di pubblica indifferibile utilità e quando ne si è dimostrata appunto l'interrogabile necessità di possibilità tecniche o nuove soluzioni alternative, solo nel caso di sfoltimento modatore di vitali di alberi o di parchi e giardini per un più equilibrato sviluppo vegetativo, o solo nel caso di allontanamento degli edifici di alberi o contenimento delle chiome comprovati con motivi di sicurezza documentati da apposita relazione del rilascio da tempo comunicato. Questi sono gli unici casi in cui si può intervenire con lavori più consistenti sulla gloria del servizio, ma sono tutti casi dove c'è necessità di una comprovata dimostrazione del fatto che non ci siano soluzioni alternative per agire in tal senso. Essendo comunque dalla norma vietato qualsiasi abbattimento indiscriminato degli alberi in ambiente urbano e non urbano, i soggetti pubblici o privati che tendono a procedere all'abbattimento e all'eradicazione di uno o più esemplari arbori devono attenersi comunque alle seguenti disposizioni. L'abbattimento è concesso solo ed esclusivamente in caso di grave deperimento dell'albero in caso di malattie è stato malvato. Gli alberi che sono comunque morti, in stato per cadere, che possono essere comunque vettori di malattie o che potrebbero rovinare il decoro urbano paesaggistico. Gravi e comprovate problematiche di stabilità dell'esemplare arboreo, interferenza con edifici, con linee elettriche, anche se si di possibilità di trovare soluzioni alternative. La richiesta di abbattimento deve essere inviata al sindaco o all'assessore competente e deve essere confermata da un tecnico autonomo forestale che attesti in maniera scientifica e strumentale il perché dell'intervento e che dimostri che comunque non c'erano soluzioni alternative. Per quanto riguarda il verde, dicevamo anche prima, ci sono degli interventi in genere che vanno assolutamente evitati. Nella fattispecie, la cementificazione degli alberi, l'importazione dell'humus del terreno fertile, del materiale vegetale che abbiamo in terra, a meno che questo non vada a costituire un elemento di occlusione del sistema idraulico o di risalto della percorribilità dei marciapiedi davanti delle zone. Per i comuni che tutelano il verde e promuovono la cultura degli alberi, è altresì prevista una premialità, quindi migliorati fiscali per i comuni che si comportano in maniera adeguata in tal senso, che vadano a promuovere la riforestazione e le buone pratiche nella gestione del verde, finanziamenti comunque per la riforestazione urbana e anche premi speciali per comuni che si distinguono nella tutela del verde urbano e nella produzione e realizzazione di progetti ampiamente innovativi. La legge, questa è una cosa importante per noi, promossa e proposta, prevede delle sanzioni ed è proprio sulla sanzione che si giocare in un certo senso anche l'attività della norma stessa. E come dicevamo prima, tutte le norme ad oggi esistenti sulla gestione del verde non prevedono in nessun modo delle sanzioni e pertanto sono comunque delle leggi inapplicate, così come la legge prevede di piantare un albero per ogni nuovo nato e ogni sono davvero pochi comuni che lo fanno, perché anche in quel caso non ci sono delle sanzioni. Quindi diciamo che la gestione del verde ad oggi per lo Stato italiano non è di avere sanzioni, è una maniera per dire sì, questo è il giusto fatto, però anche se non si fa nulla non importa perché non c'è una ricorda sanzione per chi non lo fa. La legge che noi proponiamo chiede per chiunque commette azioni di capitozzatura o mutilazione degli alberi. Propone il punire con una ammenda da 500 a 5.000 euro, salvo il fatto che costituisca un reato più grave. Chiunque abbatte un albero, gruppi di alberi, senza valide e comprovate analisi scientifiche, punito con una ammenda da 1.000 a 8.000 euro, salvo il fatto che costituisca un più grave reato. Nel caso in cui invece che sono stati trattati come i precedenti, siano compiuti su una più specie protetti negli elenchi degli alberi monumentali tutelati a livello di dalla legge 10 del 2015, sì, perché l'ammenda prevista al comma 2 aumentato del doppio del quinto. Le suddette sanzioni si applicano anche ai dirigenti degli enti pubblici e gestori di qualsiasi di progetti area verde. Se l'infrazione viene commessa dal proprietario dello stesso albero, la sanzione va a favore del terzo. Chiunque senza autorizzazione
ragione il nuovo danneggia o modifica la struttura degli alberi protetti e temuto, oltre al pagamento della sanzione, anche il ripristino dello stato dei luoghi o a provvedere alla messa di nuova di nuovi alberi corrispondente al valore di mercato degli alberi rimossi. In particolare, chiunque distrugge o danneggia un albero o una pianta ha ritenuto a farcire al proprietario il valore economico ornamentale, oltre all'equivalente monetario della perdita o compromissione dei servizi ecosistemici. Se non è possibile individuare una prestazione sostitutiva, il responsabile è tenuto a pagare al comune, per gli alberi da lui dimostri, una somma di risarcimento, la cui entità corrisponde al valore di mercato degli alberi dimostri. Allora, questa è una norma per la tutela che è stata promossa da varie associazioni, in primo luogo promosso dal Coordinamento Nazionale al Paesaggio e poi appoggiata anche dalle associazioni di presidenti in elenco. Ci si è impegnati, si è portato su vari esempi, su vari tagli di questa proposta di legge e nel tempo abbiamo ottenuto anche nuove adesioni di varie associazioni. E per la prima volta la legge è stata presentata nel giugno 2019 del Senato e è stata poi presentata anche in vari convegni. Nel 2020 c'è stata un po' una battuta d'arresto perché comunque le problematiche del Covid non ci hanno permesso poi di sottoporla agli antipreposti, però sono continuata la campagna di sensibilizzazione anche attraverso una serie di eventi che sono stati organizzati su web. Anche nel 2021 il progetto di legge è stato di nuovo presentato al governo e si è parlato nella proposta di legge anche in varie trasmissioni televisive nel programma di Digital Italia nel 2021 dedicato alla tutela del verde urbano e è stata la proposta di legge presentata, come dicevo, anche in vari eventi successivamente, oltre appunto all'evento di legge. Quella di oggi potrebbe essere un'occasione per tornare di nuovo a far parlare di questa proposta di legge, per unire le forze perché ora che c'è un nuovo governo si possa tornare a sollevare quella che è appunto la gestione del verde urbano, per fare in modo che il nostro bel paese, l'Italia, il paese della bellezza, si venga a dotare di una norma e tuteli quello che è uno dei patrimoni più importanti, il patrimonio arboreo e naturalistico. Vediamo più in seguito quella che è una rassegna stampa su questa tematica. Grazie per l'attenzione. Grazie alla dottoressa De Felici, questa proposta di legge è importantissima perché è inutile che si parli tanto se poi non c'è una legge dietro che obbliga a comportarsi in un determinato modo e che poi produce anche delle sanzioni per chi non si adegua a questi provvedimenti, quindi è una cosa importante che verrà riportata anche a questo governo, è stato fatto dal 2019 ad oggi. Ora abbiamo il dottor Celati Massimo del corpo del Carabinieri del reparto della biodiversità a cui lascio la parola per un commento, saluto e anche risposta a qualche domanda che c'è stata. Buongiorno a tutti, scusate. Innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori che hanno fatto questa iniziativa molto interessante, al Comune di Cecina che l'ha patrocinata, sentite bene, sì, ai relatori che ho ascoltato con molto interesse, un complimento per la chiarezza, hanno sviscerato un po' credo tutti gli aspetti della questione, della gestione del verde urbano, delle prospettive che ci sono, delle prospettive molto attuali, non so se sapete quali sono le iniziative che sono state prese nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
che è un documento fondamentale che dovrebbe aiutare i paesi ad uscire tanto dalle gravi difficoltà dovute alla pandemia, con forti investimenti, e piano di ripresa e resilienza, dicevo, che prevede un grosso investimento proprio nel verde pubblico nelle città metropolitane. Adesso si parla di città metropolitane e sono le città principali d'Italia, ma dovete considerare, quindi non c'è Cecina tra queste, per intendere, dovete considerare che nelle città metropolitane vivono 20 milioni di italiani, quindi un terzo degli italiani. Quindi, dicevo, sono temi di grande attualità che coinvolgono anche noi carabinieri forestali. Siamo molto vicini, siamo sempre stati, direi, molto vicini anche a questi temi del verde città. Non è certo la prima volta che ce ne occupiamo, ce ne occuperemo nel PNRR per la produzione dei sementi, per la produzione di quei famosi 6 milioni e 600 mila alberi che le città metropolitane dovranno mettere a dimora nei prossimi 3 anni. Ce ne occuperemo direttamente proprio nella raccolta delle sementi e in parte anche nella produzione del piano. Dicevo, ma è un tema che, andando indietro nel tempo, ci ha visto protagonisti, come dire, insomma, a partire dalla festa dell'albero che era stata istituita con la legge 3267, con regio decreto 3267 del 1923, quindi si parla di 100 anni fa. La forestale all'epoca si chiamava Milizia Nazionale Forestale, prima era il Reale Corpo delle Foreste, poi è diventato Corpo Forestale dello Stato, adesso è Carabinieri Forestali, CUFA, specialità forestale dell'Arma dei Carabinieri. Il lavoro più o meno è rimasto sempre quello. Però, dicevo, questa intuizione dell'importanza del verde pubblico cittadino ci ha accompagnato in questi anni e, ad esempio, è stata appena accennata la legge 113 del 92, quindi si parla di 30 anni fa. La legge 113 è stata una grossa intuizione dell'allora comandante del Corpo Forestale dello Stato, Alfonso Alessandrini, che era molto avanti, diciamo, nel tempo, e io ero appena entrato nel Corpo, sono entrato nel 90, e già insisteva sull'importanza del bosco in città, cioè dell'investire nell'ambiente cittadino. Perché? Perché da sempre i forestali sono stati vicini ai problemi della montagna, della collina, ai problemi del dissesto idrogeologico, dei bacini montani, eccetera. Però adesso, da 30-40 anni a questa parte, si è assistito tuttora al fenomeno importante dell'urbanizzazione, quindi la gente è andata a vivere nelle città, quindi le persone vivono tutte nelle pianure, non stanno più nelle colline, dove tra l'altro il bosco aumenta a prescindere, senza che l'uomo faccia niente. E questo è un dato sicuramente positivo. Ma nelle città, nelle pianure, ci sono i problemi. Quindi aver già individuato questa importante norma, che era una norma di indirizzo, che qualcuno ha detto era priva di sanzioni, però comunque era una norma di indirizzo per tutti comuni, a mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato. Voi pensate, in 30 anni mettiamo 500.000 di bambini l'anno, diventavano 15 milioni di piante. Adesso si parla di metterne 6 milioni con il PNRR, quindi vedete. Comunque, detto questo, io non mi dilungo, vorrei salutare i ragazzi innanzitutto, che sono stati molto pazienti, sono stati presenti, hanno ascoltato le relazioni. Tra l'altro, con questi ragazzi noi abbiamo fatto anche un intervento molto, molto, come dire, interessante, molto bello, di piantagione, forse qualcuno di voi l'ha fatto, di piantagione di un piccolo bosco in città, tanto per rimanere nel tema. Abbiamo piantato una 50ina di piante nell'ambito delle nostre iniziative. Qualcuno forse l'ha fatto, forse erano le classi, altre classi. Vedi, qualcuno alza le mani, vuol dire che avete partecipato. Siete andati a controllare se le piante ci sono sempre? Va bene, un po' lontano. Comunque, dicevo, sono iniziative che ripeteremo con i ragazzi, perché proprio il significato di iniziare a parlare di questi temi con le persone più giovani, proprio per sensibilizzarle, per avere poi un ritorno molto importante con le generazioni future nei prossimi anni.
Io vi ringrazio, ringrazio gli organizzatori, ringrazio l'amministrazione comunale e i relatori. Grazie. Le relazioni sono finite, però è importante poter sfruttare questo tempo per tutte le domande che ci vengono in mente, le domande ai nostri relatori. Buongiorno, io sono la professoressa Zini, che insegno produzione vegetale all'Istituto Agrario. Al dottor Zanni, cosa ne pensa di tutte queste produzioni di piante non autoctone nei nostri territori? In particolar modo mi riferisco alle palme. Alle palme, nonostante. Le cose va analizzata razionalmente. Il mio modo di vedere è parlare del sesso degli angeli. Se io mi vado in ambito urbano, città come Varese, come tante altre città, Firenze, devo rilevare che il 90% delle piante non sono autoctone, sono autoctone, vengono esotismo. Io sono socio e collaboro a un'associazione che si chiama Utopia Tropicale. Penso che se io vado, andate qua nella vostra piazza, c'è quel cedro, uno dell'Atlante sicuramente, l'altro penso che sia un cedro di Udano e non un cedro libano mai morto, vi renderete conto che già il cedro dell'Atlante barocco e l'altro del Libano non sono certo di altri autoctone, eppure da 80-90 anni erano qua. I nostri giardini sono fatti in gran parte da piante che arrivano da parte. Quindi, e sono pure contrario a tutte quelle operazioni di divieto di pulizia botanica etnica, dove si dice no alla rubigna, no alla ailanto, no ad altre piante infestanti. L'ossigeno che ci viene dato da una rubigna è lo stesso che ci viene dato dal cielo del Libano. Quindi sulla botanica, molte volte, come diceva Platone nelle sue allegorie, c'è il club degli elitisti, coloro che vivono negli eliti a cui piace parlare e discutere del nulla. Quando si discuteva quante denti alla bocca di un cavallo, tutti dicevano a loro che gli piaceva dire questo. Quando un ragazzino che assisteva uscì dalla caverna e andò ad aprire la bocca a un cavallo, contò il numero dei denti e rientrò nelle caverne e disse il cavallo ha 8 denti, quelli lo uccisero perché a loro non interessava la verità, interessava la discussione. Quindi cerchiamo di fare più fatti e meno discussioni. Per me queste sono discussioni inutili, dove addirittura si imbastiscono dei convegni. Io ho visto delle piante, le palme, viene il Trachycarpus fortunae, che è una pianta malaiana, addirittura da noi in laghi prealpini spontanee e fa parte del paesaggio. Non capisco perché io devo toglierla e sostituirla con un bel frassino o altra pianta che qualcuno dice che sono indigene, in realtà non lo so. È così. Io adesso purtroppo devo uscire, devo andare perché c'è un treno che mi aspetta, ho due nipotini che mi aspettano. È sempre in ritardo, spero di no perché poi c'è una coincidenza. Ecco, sì, no, io vado in su verso Firenze. Vi ringrazio tutti dell'attenzione, buona vita a tutti. Non ho fatto un'ultima domanda perché tanto 25 minuti ci sono. Prima aveva accennato nella sua presentazione alla questione delle radici e del problema dell'impatto delle radici, poi vanno fatti umani, quindi l'asfalto eccetera. Quali sono gli interventi che si possono fare per evitare questi problemi? Innanzitutto le piante reagiscono all'ambiente, quindi la prima cosa da fare è mettere a dimora correttamente le piante. Molte di quelle piante che hanno un apparato radicale, questa cosa sono perché sono state messe a dimora molto fuori.
cioè le piante quando vengono annesse a dimora molto fondi ci guardiamo, le radici vanno verso l'alto, perché le radici hanno bisogno di ossigeno. Contrariamente a quanto si pensa, una pianta di 30 metri esplora i primi 60-80 cm di terreno e non va più in profondità. Prima norma. Seconda norma, esiste quindi se sono in presenza di piante che hanno già questa attitudine, quindi con errori, ed è umano errare, nel senso che capita, che facciano, posso distruggere tutto, posso andare a rimuovere e mettere dei substrati a seconda del budget a disposizione. Noi abbiamo ottenuto dei cambiando il substrato con delle macchine particolari, mettendo uno strato di sabbia, tessuto con tessuto, la radice si adatta. Abbiamo poi dei sistemi che consistono in gabbie di plastica molto espansive, molto costose, che però a riccione sugli ali ciccarini sono state fatte per preservare gli ali ciccarini dall'abbattimento. Sono praticamente delle strutture, delle gabbie in plastica dove le radici creano un cuscino d'aria dove le radici possono svilupparsi. Quindi i sistemi ci sono, basta la volontà e soprattutto capire che un filare del genere è un bene comune, quindi bisogna investire. Certo che la risposta più semplice è quella di abbattere e rimettere il nuovo. Grazie un momento, se qualcuno vuole porre qualche altra domanda. Se no volevo fare io una domanda alla dottoressa Di Felice. Ne ho letto recentemente, forse il comune di Siracusa ha combinato una sanzione a fronte di una potatura forse drastica, che si deve capitozzatura di piante, in quel caso di privati. Quindi qualcosa si può fare già ora pur nella carenza, diciamo, di normativa sanzionatoria al momento? Scusate, un po' di silenzio, per favore. Nella norma quello che noi abbiamo scritto è che devono prendere delle sanzioni. Ci sono comuni, lo stesso comune appunto dove scala di Roma ha un regolamento comunale. Il grande problema è che spesso questo regolamento, questi regolamenti comunali non vengono fatti completamente rispettati. Il comune di Guglielmo appunto sicuramente aveva un proprio regolamento che prevedeva delle sanzioni e che in quel caso ha fatto rispettare. Diciamo questo tipo di sostanzialmente. Perché il grande problema è che non c'è, in molti casi, perché le leggi contro la gestione del verde sono leggi regionali. Ogni legge talvolta consiglia di avere regolamenti, ma non sempre l'obbliga. I comuni pertanto a volte hanno regolamenti, a volte non li hanno. E anche lo quando hanno questi regolamenti non sempre li fanno rispettare. Quindi queste sono tutte le casistiche. Quello che lei mi ha detto è una casistica di un comune che aveva un regolamento che prevedeva delle sanzioni che chiama questo. Volevo fare un'altra domanda. A parte il discorso delle sanzioni, che è sicuramente importante sia nel privato, che con rispetto per altri regolamenti, ma anche nel pubblico, come dicevi, per quanto riguarda gli amministratori che gestiscono determinati interventi. Questo secondo me è fondamentale. Lo fai andare un po' nel pratico e farvi una domanda, perché nell'accezione comune le persone pensano che il taglio, forse già detto, ma il taglio sia una condizione necessaria per la pianta perché così rinvigorisce. Io taglio la pianta e anche se la taglio parecchio, poi vedrai che a primavera quando ributta bella rigogliosa, e io faccio un esempio di un viale di Lecci che è in via Pegolotti, dietro casa mia, che è stato massacrato
e poi l'anno dopo cioè, le piante poi hanno reagito, hanno fatto un cespuglio di foglie e qualcuno lì nella strada ha fatto, ma vedi come sono belle e rigogliose, l'hanno preso e l'ho ripreso. Naturalmente hanno ripreso in maniera compulsiva con le emissioni di tantissimi rami, penso ogni taglio, quindi la pianta si è squilibrata ormonalmente, ora sono in condizioni insomma, disastrose. Ecco, questo come può essere convinta le persone comuni in parole semplici, come si può spiegare che questo intervento non è assolutamente naturale, non, la pianta non ha bisogno di questo per fare queste tipo di reazione. Chiedo a chi di voi due può rispondere, o a Alberto o a Lisa, insomma. Allora, parla vicino al microfono, Alberto. Ah sì, sì, allora, riporto l'esperienza locale dei lecci pescari. Allora, voi sapete che sul leccio è arrivata recentemente questa conciglia che distrugge in pratica la strada del leccio, soprattutto in ambienti urbani, sono queste piante che sono fortemente stressate, che hanno comunque problematiche sanitarie. Si è capito nel corso del resto tempo che queste piante, leccio è una pianta resistentissima in ambiente interrano, sappiamo tutti che la macchina interrana è la regina della macchina interrana, il leccio in pratica. Ma se viene capitozzato, se viene disintegrato, distrutto, inevitabilmente la pianta si ammala, la pianta diventa inutilizzabile, quindi automaticamente perdono anche i servizi esistenti. Come far capire ai cittadini che la pianta, che tagliando l'albero esattamente, non è assolutamente quello che rilascia? Con l'osservazione sul campo, nel senso che tutti i lecci che c'erano sono stati intorno, sono tutti morti nel corso di 15 anni, 5 anni, diciamo, perché ogni anno venivano cazzozzate, venivano portati drasticamente. In quel caso c'è anche una storia che gli anni erano tagliati a rettangolo, c'era una storia di arsi copiate che pensava negli anni 60-70. Quindi ecco, sono dei genitori di buona lavoro, di buona lavoro, che invece di trovare delle soluzioni in mezzo a cui inevitabilmente c'è un problema spiegato a queste persone che non è possibile. La rigenerazione dei centri, dei germogli, è una rigenerazione, è una reazione a morte, di stress di queste piante, che sono tutti programmi pericolosi, che poi romperanno un temporale, si alzeranno tutti i piani, la pianta si demolisce perché una volta capitozzata la pianta deve automaticamente utilizzare tutte le sue risorse per poter fare delle ricette, e siccome la pianta deve comunque tirare fuori le cose che loro devono lasciare fuori, perché la potete sempre con i piani, ma fatta essere fuori, ma fatta essere inevitabilmente queste piante rimarranno sempre costrette, sempre stressate, e inevitabilmente tutte quante vorranno. Quindi il problema è una perdita di servizi ecosistemici, una perdita costante e continuata. E a darci un posto a questa perdita, guarda caso, ovviamente noi arrivano le malattie, arrivano i patogeni, arrivano le problematiche di microbi, di alberi, la cartolatura, ragazzi, è la morte del verso privato.
grazie. Se sono stato, non so se sono stato chiaro, se ho detto sì, sì. Altro. Grazie. Da voi, anche ragazzi, soprattutto infatti la scuola di Agraria, qualche domanda? Avete qualche domanda? Allora, un'altra domanda che è venuta fuori anche stamani nelle relazioni anche del dottor Zanzi. Molti dicono, vabbè, ci sono le piante, vabbè, a un certo punto una pianta invecchia, quindi quando invecchia poi bisogna tagliarla, quindi in qualche modo noi si tagliano le piante che arrivano a una certa età, 60-70 anni, quando va bene, si tagliano e si mettono altre piante, come se fosse un processo così inevitabile, come se ci fosse un livello massimo in cui si può sopportare la vita della pianta. Ecco, questo è un concetto che è comune soprattutto anche agli amministratori. Quando siamo andati a parlare anche con gli uffici dei vari comuni, ci siamo sentiti molto spesso rispondere così. Un commento a questa osservazione. Anche su questa cosa, portare il presidente della comarca che ha fatto il corso, ogni giorno noi riceviamo segnalazioni di appartamenti di grandi alberi. Ma i grandi alberi, grandi alberi sono fondamentali, resistenti, la natura resistente, sono più la natura resistente, perché è indispensabile per la qualità della qualità urbana. Allora, vi dico la grande, noi non siamo contrari a questa dimora di giorni altri, ma attenzione, c'è una cosa oggi che si chiama restanti. Il restanti a volte significa proprio tutto e non c'è la stanza. Abbiamo sentito recentemente nel 2018 una situazione della comunità restante, dove hanno distrutto in pratica alberature urbane, una classe di casa elementare del Zan, casa antica, dicevano che dei platani non erano casi regolari, hanno pagato tutti i platani dicendo che erano malati, per realizzare una struttura in metallo, con tutti gli altri, si è andate su un tubo che vale praticamente, distruggendo il verde sistema, che piantando vanno a caso altere di acido rosso, in realtà sono piante bellissime, carinissime, però ma non riescono a fare il servizio ecosistemico che possono fare dei ciclati, che sono altri città per gli altri. Allora, il discorso, come sempre diceva Zanzi, il discorso ecosistemico, gli altri sistemi che sono in ottime condizioni di salute, non devono essere portati da noi. Allora, ci sono dei responsabili del corpo degli altri, della malattia degli altri? Gli altri stessi? Assolutamente no. L'albero può essere definito l'emblema della immortalità, in quanto lui non va né in lungo, insomma, c'è un discorso che si genera continuamente. In città siamo in un ambiente ostile, ok, ma allora dobbiamo concentrare le città che siano a misura di piante, come alcune città che continuano a coltivarsi a misura di piante. Cambiare altro di 60-70 anni significa impoverire soprattutto la protezione contro il fatigato. Perché una chioma di una pianta che ha diametro di 20-30 metri di ampio per un gigantesco imponente, noi andiamo a fare il cogliere di schiavi, perché sono esponiamo una città a una violenta, un violento cambiamento politico che immaginate che in parte, anche in parte, non pensate che solo per la Roma che se ne sottoposta a un aumento di temperatura, e tutto il quartiere, che l'intero compagno cittadino che si sottoposta a un aumento di temperatura,
gli altri, a nostro avviso, devono essere sempre là. E bisogna pianificarsi, come ci dicevo prima, pianificare anche per gli interventi che devono essere disposti per la tutela, ma non per farci una situazione degli altri 60-70 anni. Se voi, purtroppo, non c'è gli altri, in gravissimo stato di reperimento, ce ne sono tanti altri che sono morenti in città, a malo punto, per trovarsi qui altri che sono morti, che in quel caso si interviene e si pianta un giovane altro. Ci sono tante aiole che sono state identificate, portiamo il cemento e mettiamo il giovane altro, ma lasciamo in pace i gravi storici. Sì, buongiorno, volevo farle una domanda. Che cosa ne pensa della tecnica di impianto attraverso il fittone artificiale? Fittone. Come non ho capito? Il fittone artificiale, quello che tanti vivaisti cominciano a usare, il fittone artificiale, cioè quando si impianta una nuova pianta con la zolla c'è già insito un fittone artificiale fatto di ferro. Non so se ne ha conoscenza. Fittone artificiale, allora io personalmente, poi darò la parola anche a Pierluisa su questa cosa che è una biologa, è molto più preparata di me sulla fisiologia della pianta. Allora, io quanto che era messo dei giardini, io, a parte questa cosa del pittone artificiale, a parte che non l'ho mai utilizzata, non la utilizzerò mai, perché io non utilizzo soprattutto piante che sono già radicate, piante che hanno un sviluppo radicale, che non la zollatura, credo che in ambiente urbano gestire la terratura e quindi zollatura dipende soprattutto dalle varie dimensioni della pianta. Più una pianta è grande, un altro deve essere grande, più la pianta è piccola, più è semplice comunque fare un'operazione di zollatura. Poi la zollatura ha dei periodi di tempi di anni deve essere comunque realizzata e bisogna scegliere periodi che siano degli anni a riposo. È chiaro che a mio avviso in ambiente urbano bisogna scegliere alterature che siano quindi il più possibile con un apparato radicale integro, e questo è sempre stato discorso anche in un ambiente diciamo di filiera, quindi da primarismo fino a questa timora delle piante, è necessario comunque lavorare su un materiale florivalistico di alta qualità. Comunque dalla parola alla biologa di Elisa mi sono andato meglio di me rispondere. No, vabbè, in natura è sempre bene rispettare la natura, e quando più si può usare l'artificiale sicuramente meglio è. La pianta, dicevamo, è un meccanismo perfetto anche dal punto di vista fisiologico, e dal momento in cui si sviluppa del seme fino a quando loro non viene a crescere. Nel momento in cui si fanno impiantare degli alberi, come diceva Alberto, molto meglio farlo in forma, perché è la situazione artificiale che propone specifica la naturalità, per fare in modo che poi le radici possano anche finemente mettere in e andare a fare questa funzione fondamentale di quella di ancoraggio al suolo e di assorbimento dei capi minerali dell'acqua, per quello che poi permette alla pianta poi svolgere la propria funzione principale, che è la produzione poi di ossigeno e di assorbente attraverso il progetto fotosintetico. E come dicevo prima, anche ancoraggio al suolo, una radice ben sviluppata, oltre a permettere alla pianta di essere in salute, permette anche alla pianta di avere un'ottima stabilità. Se le radici non riescono a svilupparsi bene, poi ci sono le piante che rischiano di diventare una minaccia anche per coloro che le persone le possono, perché quei coltelli rischiano di cadere. Quindi quanto è possibile, anche nei momenti in cui bisogna mettere a timore gli altri, bisogna andare a rispettare e a riprodurre quello che la natura fa, sempre e comunque. Poi volevo rispondere anche un'altra cosa per quanto riguarda il discorso della vicenda, ci sono queste nuove tecniche che permettono comunque ai vasi, quali di vasi amministrati, che permettono alle radici di non essere costretti ad avere quella politica di discorso a spirale, che si provoca, innanzi ci spostamenti, diciamo, il prodotto. Anche questo è una problematica che dovrebbe essere affrontata. È chiaro che il pittore
cipone naturale è sempre fa parte della pianta. Siamo, ripeto, siamo in un ambiente urbano, siamo in una situazione di grave criticità, dunque la pianta è sottoposta costantemente a infestazioni esterne, quindi poca acqua, terra, poco umido, risospera specialmente preparate di roccia. Quindi dobbiamo per forza scegliere, a mio avviso, degli esemplari che abbiano tutte le particolarità, con la presenza di una parata radicale ben radicata e non tranciato, fino a uno sviluppo della chioma che sia tutto possibile naturale, quindi anche evitare che si alberi i vivai, perché guarda caso ci sono andati diverse volte a trovare questi alberi che vengono cimati, vengono o tagliati drasticamente o cimati prima di essere messati. In realtà quella è una aberrazione, a mio avviso, perché dovrebbe essere curate il più possibile in maniera professionale, rispettando la parola di un'altra. Allora, grazie delle risposte, degli interventi. Io a questo punto licenzierei i nostri esperti del CONALPA, se voi siete d'accordo, perché qua stiamo arrivando alle conclusioni. Io sono molto contento di questo appuntamento, che naturalmente consideriamo essere un primo appuntamento per la zona, per Cecina, ma per tutto il territorio che ci circonda, per cominciare a sensibilizzare tutti quanti sull'importanza di una gestione del verde cittadino fatto in maniera accurata. Zanzi ci ha spiegato in qualche maniera che il verde è una parte integrante delle nostre città e dovrebbe esserlo ancora di più. Tanto è vero che bisognerebbe considerare nella pianificazione urbanistica delle città il verde alla stregua di tutto il resto degli oggetti che fanno parte delle pianificazioni degli urbanisti. Naturalmente considerando sempre che non si tratta di arredo urbano come qualcuno vorrebbe considerarlo, specialmente certi professionisti architetti o urbanisti, non tutti per fortuna, ma che si tratta di esseri viventi che sono parte di un ecosistema importante, cioè anche le città, anche i nostri paesi, i nostri comuni sono degli ecosistemi, perché sono praticamente dei sistemi all'interno dei quali interagiscono esseri viventi di tutti i tipi, non soltanto noi siamo la popolazione, se vogliamo, meno importante degli ecosistemi cittadini, perché poi se pensiamo soltanto ai microrganismi che ci sono nel terreno, gli insetti, le piante, le varie tipologie di piante presenti, certamente sono popolazioni anche presenti in quantità superiore alla nostra. Quindi è importante, qui ci sono anche per fortuna dei tecnici delle amministrazioni comunali, è importante che si ponga molta attenzione. Io credo che voi ragazzi siate sensibilissimi da questo punto di vista. Voi vi apprestate a formarvi nel mondo diciamo ampio del mondo del, non voglio dire dell'agricoltura, ma comunque insomma della gestione dei nostri beni agricoli, non solo, però anche la gestione del verde fa parte di una vostra possibile futura professione. E questo è importante. L'altra cosa importante che è venuta fuori oggi è l'importanza di una formazione un po' più alta, cioè c'è bisogno di una maggiore diffusione delle conoscenze in questo campo. Si tende a essere un po' superficiali spesso nelle attività di gestione del verde, e questo richiede quindi che le persone come voi siano formate in maniera più adeguata, insomma. Quindi la scuola deve fare questo, ma probabilmente ci servono anche
delle attività di formazione anche al di fuori della scuola, per voi e anche per i vari tecnici che sono diciamo, coinvolti in questo tipo di attività. Abbiamo la fortuna di avere ancora con noi l'architetto Paolo Danchi, magari ci può, possiamo fare delle domande o ci può illustrare qualcosa riguardo a quello che succede, come dicessi, rispetto alle piante e tutto quanto, però soprattutto ci farebbe piacere che voi ci chiedeste qualcosa. Lo so, non vi preoccupate perché intanto non vi si dà i voti, non vi si dice né siete bravi né meno cattivi, quindi tranquilli, se volete dire qualcosa, chiedeteci le domande, quello che volete, se no passiamo la parola. Sul fatto che sia una fortuna la mia presenza, innanzitutto ringrazio l'organizzatore di questa iniziativa perché questo è un problema diciamo legato alla capacità di tecnica piuttosto che le risorse, piuttosto che la capacità di legiferare, è un problema culturale e quindi ben venga la vostra presenza perché dalla formazione della vostra cultura nasce una generazione di tecnici che avranno un approccio che insomma è quello che in qualche maniera crea le condizioni perché le cose non falliscano. Io personalmente sono dirigente di tutta l'area tecnica, quindi devo temperare le esigenze, come dice la tutela del paesaggio. A tal proposito rilevo che fin dalla formazione, io quindi sono architetto in particolare urbanista, quindi fin dalla nascita della strumentazione urbanistica creare le condizioni affinché ci sia la possibilità di implementare e di curare insomma, quello che è la parte del verde è fondamentale. Se non ci sono domande vi dico un'iniziativa che è a livello di piano strutturale, di strategico, piano strutturale è sostanzialmente un insieme di strategie a lungo termine, a tempo indeterminato, e nell'ambito del piano strutturale che abbiamo appena adottato un mese fa, abbiamo pensato a cioè l'amministrazione naturalmente ha dato questo indirizzo, lo tradotto nello strumento, a un grande parco delle emozioni, un parco della vita, ovvero nell'area del Padulestro si è creato le condizioni affinché avvenga diciamo così, la realizzazione di un parco della vita che dialoga con un parco della memoria, perché è a ridosso dell'area della cintura del cimitero. Piantando naturalmente un albero per ogni nato, ma non solo, perché poi non è che sono affittati. Quindi l'idea di acquisire delle aree attraverso dei meccanismi di perequazione e tutto il resto, per tutelare quell'area che è rimasta, diciamo così, al momento, che è abbastanza, e quindi valorizzarlo attraverso la realizzazione di diciamo così, molteplici alberature, è uno degli obiettivi che sta già inserito nel piano strutturale e che si spera possa essere perseguito. Allora, io volevo fare una domanda, visto che noi abbiamo fatto questo incontro per iniziare un percorso di intesa anche con le amministrazioni, non solo con il discesso, ma spereremo anche nei comuni limitrofi. Quindi, considerando che la situazione relativa al verde non è una colpa di Cescia, di Astagneto, di Rosignano, è una situazione generalizzata che va rivista completamente. Quindi noi vorremmo proporre un percorso anche di formazione per gli uffici tecnici dei vari comuni e poi un percorso per arrivare con persone competenti a un regolamento del verde. E come diceva
poi la dottoressa De Felice, questi regolamenti sono importanti se poi vengono applicati bene, quindi creare le condizioni perché questo regolamento del verde diventi uno strumento urbanistico, cioè il piano urbanistico ora è, deve essere per forza inserito questa risorsa, perché il verde urbano è una risorsa, è un investimento, sono soldi, si traducono economicamente in soldi, abbiamo visto proprio, quindi deve essere gestito di conseguenza con persone competenti e con un regolamento che venga rispettato e che crei le condizioni, fra virgolette, anche sanzionatorie, perché in qualche modo bisogna obbligare le persone a farlo, perché se io dico guarda, se capito, se prende sta pianta, comincia a tagliare tutto, però la riduce a un moncherino, sbagli. Beh, basta. E quello se lo sa, se è buona, se viene informato, magari lo è, tanta gente non lo è, abita, privati lo fanno, magari gli costa meno, in due minuti con la motosega tagli 20 rami e finisci il lavoro, e se non fai un provvedimento sanzionatorio questo comportamento poi non finisce. Quindi questo ti chiedevo il tuo parere sulla possibilità di questi corsi di formazione e poi se c'è anche da parte del comune la volontà di arrivare al regolamento del verde. Assolutamente sì, anche l'idea della formazione, insomma, adesso apriamo un tavolo e vorrei percorrerla, perché comunque non abbiamo, diciamo, delle specializzazioni dell'amministrazione che ci possono in qualche maniera in questa fase, no, usare a crescere da questo punto di vista, quindi è fondamentale. Io facevo prima un discorso culturale, l'ultima cosa che dico è questa qui, perché, ripeto, affrontandola a 360 gradi, infatti mi è piaciuto moltissimo l'approccio del professore che non è ideologico, e l'uso anche del consenso, ma la questione culturale mi interessa, perché la gente che viene a Cecina, soprattutto i turisti, ma non solo i turisti, ma anche le persone che hanno la seconda casa e quindi vengono qua per un contesto paesaggistico, per un valore che va conservato, va restituito alle generazioni successive. Allora, il problema è che molti di questi che vengono qui per questo valore si pongono, è naturalmente il problema della radice, del pino, che altera sia il sistema della viabilità, che il sistema pedonale ciclabile, che quello delle alberature e delle case. Noi abbiamo una valanga di richieste di abbattimento di pini, no, da parte del soggetto, e una valanga di richieste di risarcimenti danni perché una persona è inciampata, ma non una radice, un avvallamento. Allora, Berto, anche questo è una cosa che ci dovrebbe aiutare, cioè anche la cornice sanzionatoria, ma anche nei nostri confronti, io ho anche denuncio questa cosa, perché il soggetto che viene qua o che percorre la pista ciclabile, pedonale, nella zona di Marina, dovrebbe sapere, perché li abbiamo messi dovunque, che è in un contesto nel quale l'approccio deve essere questo. Ma se vuoi la strada dritta, liscia, è la prima cosa, io ti mando la denuncia perché sono inciampato, qualche incidente, quindi diciamo così, ho diametralmente spostato un po' l'attenzione, però su un aspetto che poi alla fine incide anche sul comportamento dell'amministrazione. Il fatto è che io diciamo faccio avanzo al comune una richiesta di danni perché ho la radice del pino, e quindi spingo alla patente del pino, poi io ho un negozio che vado a vendere determinate cose, e se io agisco in questo modo, taglio il viale di pini, perché qualcuno addirittura ha proposto di tagliare una parte del pino del viale della Repubblica e Porta Marina, io che vendo il negozio ci avrò molte meno persone che vengono a comprare il negozio, perché il turismo si fletterà in maniera
drastica. In una città verde abbiamo un maggiore afflusso di turisti, ma abbiamo un maggiore ritorno economico, e anche quella persona che pensa così dal punto di vista suo personale ha un vantaggio se mantiene il verde, se magari tollera quella radice di quel pino che magari spunta fuori. Questo è un atteggiamento culturale estremamente importante. Una cosa che volevo dirvi a voi con i ragazzi per questo discorso dei tecnici, ricordiamoci, ieri si è cenato insieme con questo nuovo dottor Zanzi, e non è detto che i tecnici siano competenti tante volte, perché io sono un agronomo, ho fatto l'università e ho studiato tantissime materie, ma gli alberi queste cose non me le hanno insegnate, per cui ci sono tecnici che pensano, siccome sono laureati in agraria, pensano di essere competenti, ma spesso non lo sono, bisogna andare a vedere chi è veramente competente e chi ha esperienza in questo senso. Comunque vi ringrazio a tutti e grazie alla vostra presenza e alla prossima. Volevo solo aggiungere che è stata fatta una ripresa e registrazione di tutta la conferenza, che sarà poi probabilmente messa su alcune pagine internet, tra cui quella di Legambiente, di Legambiente Porta Tusca, e quindi sarà modo di vederla anche per chi non ha partecipato o rivedere e risentire gli interventi. Grazie a tutti, grazie soprattutto ai ragazzi. A presto. Il sito di Legambiente è www.legambiente.it.